Buongiorno a tutti, ancora una volta ci troviamo qui per questo incontro importante con le authority principali italiane, va bene, sulla base di una ricerca del professor Fabio Bassan di Roma 3. Ringrazio prima di tutti i partecipanti, ma soprattutto le authority che ancora una volta sono qui con noi, tutte insieme, per ragionare, per capire dove va questo PNRR. Non tutte le autorità sono presenti, anche se la ricerca riguarda anche aspetti del settore finanziario e della salute. Abbiamo deciso che per questi due settori faremo una iniziativa a parte, con la disponibilità, speriamo, di Banca d'Italia, Consob e IVASS da una parte e col Ministero della Salute dall'altra. Abbiamo coinvolto le altre autorità che vedrete presenti e che parleranno dopo, per analizzare proprio il PNR dalla parte dei consumatori. Perché il PNRR dalla parte dei consumatori? Perché questo è una pietra miliare, come noi sappiamo, come dice anche la ricerca, una sorta di nuovo piano Marshall per la rinascita dell'Italia. Piano Marshall, sono andato a vedere. Naturalmente tutti sanno che è stato lanciato nel 1947, furono stanziati 12,7 miliardi di dollari, fu attuato dal 47 al 51 e i soldi principalmente furono presi da quattro stati, dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna, dalla Francia che avevano vinto la guerra, ma anche dalla Germania, dall'Italia e dai Paesi Bassi. Rilanciò l'economia, rilanciò la società in quel tempo drammatico. Oggi, dopo questa pandemia che non finisce, viene l'Europa che fa una svolta epocale, diventa anche un'Europa che si occupa fiscalmente dei problemi del paese, che si indebita per prestare i soldi, rilancia il recovery plan e l'Italia fa la parte del leone in questa occasione. L'Italia gestirà circa 200 miliardi. In un articolo di Carlo Cottarelli, ieri si faceva il riassunto di come verranno divisi questi miliardi e di questi 200 miliardi diceva che 66 miliardi andranno agli enti locali. Ora, il primo punto su cui vorrei riflettere, prima di dare la parola a Fabio Bassan, è in che modo verranno spesi questi soldi? Sarebbe necessario, noi riteniamo, che ci fosse un dibattito, un approfondimento, una conoscenza migliore di come questi ingenti capitali verranno spesi per rilanciare il paese. C'è un problema di conoscenza, c'è un problema di trasparenza, c'è un problema di verifica dei risultati e di come verranno attuati e spesi questi soldi. Sappiamo che l'Italia non è bravissima a spendere i soldi. Sappiamo che l'alta velocità è costata in Italia 3 o 4 o 5 volte in più di quello che è costata in Francia e in Germania e nei tempi i doppi o tripli di quei tempi che hanno utilizzato quei paesi e non soltanto per motivi orografici, anche per motivi di altro tipo, di tutti i tipi. Quindi c'è un problema che noi poniamo di trasparenza e di conoscenza e di verifica di come verranno spesi questi soldi. Per esempio, questi 66 miliardi dati ai comuni, per quali obiettivi, con quali tempi verranno spesi? Diverso è se si decide a Roma di fare una funivia, come veniva detto simpaticamente, fra Villa Borghese e Piazza del Popolo, o se si rifanno le metropolitane. Chi conosce di queste cose, oltre al fatto che vi sono delle condizioni da rispettare nei confronti dell'Unione Europea? Ieri in un'intervista il sindaco Sala diceva che Milano è un comune avanti rispetto agli altri perché c'è una collaborazione importante fra pubblico, privato e cittadini. Ecco, a me sembra che questa collaborazione fra pubblico, privato e cittadini sia alla base dell'ottenimento degli obiettivi del PNRR. Un ruolo importante lo avrà lo Stato, le istituzioni, governo, comuni. Un ruolo importante lo avranno le imprese, naturalmente, ma un altro ruolo dovrebbero averlo anche i cittadini. Ora, il problema qual è? Il problema di fondo che abbiamo
che i cittadini ancora oggi sono un po' tagliati fuori. Questo PNRR non si occupa di loro, non si occupa di loro, dei consumatori, dei loro bisogni, di aumentare le loro competenze, la loro conoscenza. Tutto il settore tecnologico è un settore in cui siamo indietro. L'Italia, secondo una ricerca europea, di un'agenzia europea, la Tesi, è al 20° posto su 27 paesi dal punto di vista delle performance digitali. Quindi c'è una scarsa presenza di competenze, di conoscenza e di cultura digitale. Poiché questa trasformazione cambierà il modo di essere, di lavorare, di vivere, di rapportarsi con la pubblica amministrazione, con le banche, con i servizi, con tutto, il rischio è che vi sia una parte dei cittadini italiani che venga tagliata fuori. Il rischio è che aumentino disuguaglianze sociali, che si sommino a disuguaglianze anagrafiche e a volte si sommino queste due cose, si connettano. Non sempre chi è ricco, chi sta bene, conosce anche gli aspetti digitali. C'è un problema di conoscenza e di formazione. Non possiamo affidare ai nonni l'assistenza finanziaria dei nipoti, ai nipoti l'assistenza tecnologica dei nonni. C'è un problema, è un problema dirimente questo, in cui lo Stato deve intervenire per mettere in grado i cittadini di esercitare i propri diritti e di esercitare anche un monitoraggio nei confronti di quello che accadrà e delle scelte che verranno fatte. Un altro tema, e concludo, riguarda il problema delle authority. Le abbiamo chiamate a discutere un'altra volta e facciamo loro questa domanda. Hanno le risorse e i poteri necessari per svolgere questo ruolo? Sappiamo quanto si impegnano, quanto sono importanti dal punto di vista del loro esercizio regolatorio di alcune del mercato, di vigilanza dei mercati, di difesa dei consumatori, va bene? Sappiamo come esercitano questo ruolo, ma rispetto a questa rivoluzione hanno i poteri e le risorse necessarie? Mi viene in mente un esempio che riguarda, cito soltanto l'antitrust, una scelta dell'altro giorno. L'antitrust ha sanzionato per 10 milioni Google e Apple. Ora, la stessa antitrust penso che si chieda, ma può essere un deterrente sanzionare con 10 milioni Google e Apple? Che senso ha? Dal punto di vista della difesa dei consumatori, 5 milioni, che è il massimo che puoi erogare come sanzione antitrust, può avere un senso di deterrenza in una piccola impresa, ma per queste grandissime imprese che strumentalizzano, utilizzano i dati senza consultare i cittadini, i lavoratori di quello che fanno, ha un senso erogare una sanzione così bassa? Sappiamo che dal 2016 è fermo un disegno di legge che riguarda la possibilità di arrivare a una sanzione di circa il 4% del fatturato. Perché non viene attuata? Quindi questo per ciò che riguarda un esempio chiarissimo e che riguarda l'antitrust. Un altro esempio, e concludo, riguarda l'ANAC. Abbiamo letto in una intervista di un magistrato importante come il recente processo sull''Ndrangheta abbia chiarito che la criminalità organizzata è penetrata nella economia locale, non solo dal sud al nord, ma anche in Europa. E si candida e si sta candidando anche a gestire una parte dei fondi del PNRR. L'ANAC ha le risorse necessarie per far fronte a questo insieme al governo e alla magistratura. È un momento di grande interesse, di grande attenzione. E noi ci aspettiamo di capire un po' meglio, ci aspettiamo che il dibattito, oltre che naturalmente come deve essere sulla pandemia, occupa il 90% di tutti i telegiornali, i dibattiti, i talk show, ci sia anche un approfondimento di queste tematiche che potranno cambiare la società italiana. Consumer Forum, per chi non lo sa, è un'associazione che da 20 anni unisce 14 associazioni di consumatori, fra le più importanti, e molte grandi imprese che insieme sperimentano un percorso di consumerismo e un percorso di sostenibilità. E
Il consumerismo senza la sostenibilità ormai non esiste, non c'è consumerismo senza rispetto dell'ambiente, del lavoro e dei cittadini. Stamattina in prima pagina di Repubblica c'è, a tutta pagina, c'è scritto 1.000 morti sul lavoro dall'inizio dell'anno. Ecco, questo è anche, volevo dire, un altro momento di attenzione. Non c'è difesa dei cittadini, non c'è difesa, raggiungimento della sostenibilità se non c'è un rispetto anche del lavoro e naturalmente dell'ambiente. Grazie. Ora do la parola al professor Fabio Bassan, che è il coordinatore della ricerca per Roma 3 e che da diversi anni collabora con noi. Grazie Fabio, a te la parola. Grazie Presidente, siamo di nuovo qui in questo convegno a presentare per la 14ª volta il rapporto che ho coordinato insieme, come sempre, a Liliana Rossi Carleo e a Maddalena Rabitti per Consumer Forum, quindi il 14º rapporto Consumerism. Quest'anno è dedicato, come diceva il Presidente Veroli, al PNRR dalla parte del consumatore, perché quello che abbiamo visto negli ultimi mesi è una serie di studi che ormai sono pubblicati numerosi sul PNRR e lo analizzano sotto vari profili, tutti molto interessanti, ma nessuno lo ha visto dal profilo del consumatore. E invece questo è il punto di vista, il punto di osservazione che scegliamo noi ormai da 14 anni. È interessante questo punto di vista perché evidentemente il piano non ha il consumatore come beneficiario primo. Il piano nasce da un governo che l'ha realizzato in tempi estremamente veloci, l'ha ereditato da un altro governo, l'ha modificato in modo anche a volte strutturale e ovviamente si è basato su una tassonomia europea che però ha stravolto perché ha più di 500 obiettivi, quindi è un piano estremamente complesso. Non tutti sono strategici, quelli strategici lo sappiamo quali sono, il Parlamento si sta esercitando su questi, no? Quindi la prima tranche è stata data, la seconda tranche del Next Gen EU sarà subordinata alla verifica dell'efficacia degli strumenti che abbiamo adottato finora e quindi la legge sulla concorrenza innanzitutto, ma anche poi la riforma della giustizia del processo civile. Insomma, abbiamo tutta una serie di strumenti che misureranno l'efficacia del PNRR dal punto di vista dell'Unione Europea. L'efficacia dal punto di vista concreto del cittadino invece è subordinata. Perché? Perché si dice che il cittadino avrà dei vantaggi di riflesso, perché avrà misure e infrastrutture più moderne, sicuramente più numerose. Però il problema è che di riflesso nel nostro paese non si è mai raggiunto nulla e allora ci siamo posti questa domanda. Vediamo quali possono essere gli elementi che possiamo individuare come integratori del piano nella fase attuativa e lo facciamo come sempre ogni anno con le autorità di settore che sono in alcuni casi le più idonee a verificare, a monitorare, in alcuni casi anche a regolare, cioè individuare le norme attuative di questo piano. Evidentemente ciascuna autorità, lo sappiamo, ha poteri diversi, sia di regolazione, sia di enforcement, di vigilanza, e quindi qual è il rischio? Il rischio è che a seconda dei settori si abbia poi una vigilanza di tipo diverso e quindi ci sia una disomogeneità. Certo, alcune autorità orizzontali, penso all'ANAC, penso alla concorrenza, al garante per la protezione dei dati personali, hanno la possibilità di intervenire in modo strutturale e orizzontale, però probabilmente la verifica dobbiamo farla poi in concreto.
Cosa manca a questo PNRR dalla parte del cittadino? E noi abbiamo fatto una lista, perché poi la trasversalità tipica della nostra ricerca, no, che indaga un po' tutti quanti i settori, consente di individuare dei punti comuni, un fil rouge. E mancano, secondo noi, alcuni aspetti. In primo luogo, manca una missione specifica tra quelle che sono previste dal PNRR, che consenta di misurare i benefici diretti per il consumatore, quindi faccia suonare i campanelli d'allarme quando questi non sono adeguati. Perché noi riteniamo che l'efficacia concreta, l'effetto delle misure sui cittadini debba essere, se non un parametro di legittimità del piano, almeno un strumento che consenta un'analisi di impatto preventiva, cioè che consenta di verificare appunto ovviamente l'efficacia della misura in gli strumenti su questo sono numerosi, insomma, le consultazioni, la procedura di notice and comment sono strumenti che fanno ormai parte della nozione di sostenibilità intesa in senso ampio in Europa, no? Che impone di misurare l'effetto delle azioni sui consumatori e sui cittadini. Ecco, questo a nostro avviso dovrebbe essere uno strumento applicato dalle autorità in sede appunto di attuazione del piano. C'è una differenza enorme tra l'accessibilità in astratto e l'accesso in concreto alle tecnologie, e l'autorità per le comunicazioni ce l'ha insegnato in questi anni, ma altre autorità l'hanno appunto sperimentato. Manca in generale su questo piano il come svolgere i temi, cioè come applicarlo poi in concreto. Quindi da diciamo la struttura all'applicazione c'è diciamo un'area, un green field su cui devono esercitarsi poi le autorità. Certo, abbiamo degli strumenti, la sussidiarietà, la proporzionalità, no? Sono canoni cui le autorità si fanno riferimento in genere, e anche il principio della prevalenza della tecnica sulla politica nella fase applicativa, non in quella decisoria, però poi in concreto spetta alle varie autorità verificare il come si fa. Qual è uno degli aspetti con cui tutte le autorità credo dovranno misurarsi? È il fatto che saremo tutti più digitali, il paese sarà più digitale, sarà più verde, ma bisogna portare il cittadino ad esserlo, perché se il paese ha delle strutture digitali più performanti, ma il cittadino rimane attardato, aumentiamo le disparità che già oggi ci sono. Non sto facendo riferimento alla retorica del nessuno resta indietro, ma a in concreto portare tutto quanto il paese in quella evoluzione. Non abbiamo visto nel PNRR le risorse per diffondere l'educazione del cittadino al valore degli strumenti digitali. La sanità è un esempio concreto. Abbiamo un decentramento dei presidi, ci saranno gli ospedali di prossimità, c'è uno sforzo enorme e importante nel piano in questa direzione, però non abbiamo visto un investimento sull'utilizzo dello strumento digitale che dovrebbe collegare i presidi decentrati con il servizio a domicilio, no? Quindi integrando l'attività dei medici di base. Questo è un esempio concreto su un tema che evidentemente è estremamente delicato e di interesse per tutti. Anche qua c'è necessità di un intervento centrale dello Stato in via sussidiaria, che però sia automatico al verificarsi di certe condizioni, perché altrimenti rischiamo di aumentare la disparità tra le regioni, più che ridurle, e la pandemia ha dimostrato come questo rischio sia concreto. Quanto alla pubblica amministrazione, certo, la digitalizzazione è fondamentale. Si deve andare verso uno strumento, un protocollo unico, un linguaggio informatico unico, un'interfaccia unica con l'utente che sia armonizzata, un database centralizzato che consenta di non richiedere dati già in possesso della pubblica amministrazione, secondo una norma che è vigente da tempo, ma di fatto
scarsamente applicata. Questo è un indice di modernità per il paese. In questa direzione il governo sta facendo degli sforzi, vedremo se saranno sufficienti. Evidentemente in sede applicativa si possono anche immaginare degli interventi di aggiornamento. Ancora sul fronte digitale, noi abbiamo sul PNRR un supporto alla modernizzazione che è soprattutto infrastrutturale. E qui però, come diceva il Presidente Veroli, deve essere un po' affinato il rapporto tra investimento pubblico e gli investimenti privati. C'è una centralizzazione degli investimenti che è necessaria perché siamo un paese che non è in grado, non è capace, non ha la tradizione di spendere i fondi europei e quindi per essere sicuri di poterli spendere e quindi accedere alle tranche successive dobbiamo concentrare. Questo va bene per l'infrastruttura fisica, per i data center, per la rete. E però abbiamo visto come già gli investimenti sulla rete creino appetiti sul mercato, no? Il caso TIM è un caso evidente, eclatante. Però forse dovremmo andare al di là dell'investimento poco rischioso, prevedibile, necessario, come effettivamente quello sulla rete, sulle infrastrutture di comunicazione. Forse dovremmo creare le condizioni per la crescita di operatori nuovi che portino una discontinuità di cui il paese ha bisogno anche sul piano tecnologico, anche perché sappiamo che senza una discontinuità non abbiamo la possibilità, tecnologia invariata, di raggiungere gli obiettivi che sono invece necessari per essere davvero green. E qui veniamo al settore energetico, cioè il presidente dell'ARERA che parlerà successivamente, insomma. Noi assistiamo ad aumenti dei prezzi che sono esponenziali. Il prezzo dell'energia da 3 centesimi è arrivato a superare i 20. Gli interventi per calmierare sono necessari e corretti, però evidentemente sono temporanei e c'è bisogno di rimedi strutturali. E qui le soluzioni possono essere tante. C'è una ipotesi di decentramento nella produzione, penso alle comunità energetiche, che può essere uno strumento idoneo se è efficiente, e però quando è efficiente va misurato. E la misurazione anche qui spetterà, credo, all'autorità e l'utilizzo della tecnologia sicuramente sarà un elemento importante che va supportato, però il campo di nuovo è un green field. Come si fa tutto questo non è previsto nel piano né nei poteri probabilmente del governo. Anche il settore dei trasporti, il presidente dell'ART anche qui è presente. Il settore dei trasporti è tra i principali destinatari delle risorse, e però al contempo è quello che ha più necessità di trasformazione digitale. E anche però il settore in cui l'autorità ha meno poteri e meno incisivi quanto alla regolazione e quanto all'enforcement. Quindi vediamo come questa asimmetria porta a delle difficoltà. Anche qui abbiamo una rivoluzione tecnologica che non è centralizzata, ma nasce dal basso, secondo un modello che abbiamo qualificato negli ultimi anni con queste ultime ricerche come un circolo regolatorio. Ecco, il circolo e il suo enforcement saranno decisivi sul piano dei trasporti. Quanto agli appalti, vedo il presidente Busia. Certo, gli appalti sono forse il tema più delicato perché è trasversale e perché è decisivo. Con il PNRR abbiamo una sospensione di tante regole in fase emergenziale. L'abbiamo visto, abbiamo sospeso diritti, era necessario, non c'erano alternative. Abbiamo anche qui alcune regole emergenziali e temporanee, altre invece saranno strutturali e il PNRR le elabora. Quali saranno strutturali dipenderà anche dall'applicazione in concreto. Tra queste io spero rimanga la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, le piattaforme interoperabili e il fascicolo virtuale dell'operatore economico, no? Che dovrebbero ormai diventare diciamo un elemento che rimane al di là dell'applicazione del PNRR.
il consolidamento della digitalizzazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici, che è un benchmark ormai in Europa, è uno dei casi in cui il circolo regolatorio ha funzionato ed è partito dall'Italia. La qualificazione della stazione appaltante sul piano anche qualitativo, e su questo so che l'ANAC sta lavorando molto. La responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore, questo dovrebbe essere un elemento di vera rivoluzione, perché consentirebbe appunto una verifica da parte dell'ANAC concreta sugli appalti, eliminando tante strutture che stiamo vedendo oggi. Temporanee invece dovrebbero essere altre deroghe alla disciplina generale, insomma la trasformazione della procedura negoziata da eccezionale a ordinaria, quindi senza la pubblicazione del bando di gara, beh, è giustificata in questa fase eccezionale, spero che non diventi poi una regola. Questo perché lo dico? Perché appunto l'ANAC diventa un po' il centro della verifica, di quella verifica a tutela anche del cittadino, e questa volta non in diretta, proprio una tutela diretta, perché i contratti pubblici sono, come dice spesso, un attore strumenti per la trasmissione al mercato delle politiche pubbliche, come diceva una volta la BCE, no? La trasmissione al mercato della politica monetaria, e questa, le politiche pubbliche vengono trasmesse tramite i contratti. Se non funziona questa parte, tutto quello di cui stiamo parlando è semplicemente una retorica astratta. Trasversale è anche la concorrenza efficiente, qui vengo all'autorità per la concorrenza, perché le autorità non sono state ascoltate dal governo in fase di redazione del piano, non ce n'era il tempo, e quindi tutto questo si comprende. Forse l'autorità per la concorrenza è stata quella più ascoltata, ma per quale motivo? Perché c'era da applicare la legge annuale sulla concorrenza, che è uno dei pilastri su cui viene misurata l'efficacia del PNRR sulla prima tranche, e quindi è una condizione per il rilascio della seconda tranche. E perché la concorrenza è un parametro di legittimità. Certo, con la concentrazione degli investimenti, il tema della concorrenza diventa anche qui centrale, perché è proprio strutturalmente il piano che porta a una concentrazione, quindi vedremo come nella realtà concreta potrà essere misurata la concorrenzialità del mercato quando il piano va naturalmente, ontologicamente, da un'altra parte. C'è anche l'autorità per le comunicazioni oggi, quindi anche lì il tema è centrale, no? È tutto sul digitale. Stiamo assistendo a una rivoluzione in Europa sulla regolazione digitale. I giorni scorsi sia il Parlamento sia il Consiglio hanno approvato il DSA, il DMA. Ora ci sarà la conciliazione, ma insomma entro il 2022 le norme saranno pubblicate in gazzetta. Insomma, la partita tra regole e mercato qui diventa decisiva. E si va a sovrapporre a un'altra matrice, che è quella del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che ormai stiamo applicando. Ecco, in tutto questo il PNRR va a mettere risorse su ambiti in cui coinvestimento, la regola della wholesale only, cioè dell'infrastruttura non collegata ai servizi, sono tutte tracce di un percorso che il PNRR dovrà seguire. Quindi qui vediamo il primo incrocio delle norme, no? Di vari ecosistemi che vengono integrati, e le norme devono essere tra loro coerenti. Quindi abbiamo un PNRR, abbiamo un codice europeo per le comunicazioni, abbiamo DSA e DMA, tutto deve essere coordinato e coerente. Non è semplice. E il compito dell'autorità di regolazione e vigilanza qui diventa decisivo. Concludo con la tutela dei dati personali, perché forse quella il garante è stato in questi mesi proprio il simbolo di come le autorità possano essere interlocutore del governo
e possono costituire un baluardo per le tutele. È stata considerata l'autorità da alcuna stampa, insomma, una sorta di giapponese disperso, no? È invece stato il contraddittorio vero del governo. Perché la protezione dei dati personali diventa un parametro di legittimità delle norme e quindi costituzionalmente tutelato, e il governo si è dovuto misurare con il garante. Dovrebbe essere parametro di legittimità anche la concorrenza, dovrebbero essere, se non tale, almeno strumento per la misurazione dell'impatto anche le altre autorità negli altri settori. Non mi sembra che il legislatore stia andando in questa direzione, perché la norma sul decreto capienze che attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di derogare diciamo, le norme sulla gestione dei dati, togliendo la riserva di legge e quindi consentendo appunto questa deroga anche con una atto amministrativo, e se c'è l'interesse pubblico non è necessario neanche questo. Ecco, forse questo, proprio perché la pubblica amministrazione diventa beneficiaria di una parte importante delle risorse, forse questo è uno strumento che il Parlamento in questa fase di conversione del decreto dovrebbe guardare con maggiore attenzione. E del resto, in queste fasi di trasformazione, cosa abbiamo? Abbiamo che se cambia il bilanciamento, poi il giudice interviene. Della settimana scorsa l'ordinanza, però, a sezioni unite della Cassazione, che crea una sorta di universo parallelo, perché per la prima volta applica un 2043 e quindi un risarcimento su una norma che era prevista in una legge di bilancio. Quindi è chiaro che stiamo assistendo di nuovo a un ribilanciamento tra i poteri, in una fase di crasi del sistema, no? In cui stiamo ripensando un po' tutta l'architettura della regolazione e dei mercati. Quindi credo che le autorità in questa fase divengano l'elemento centrale, perché tutta la parte applicativa del piano è una parte che va costruita, e spero che siano anche i soggetti a cui il governo faccia riferimento per vigilare e per garantire l'applicazione del piano, per far sì che il piano sia a prova di digitale e consenta appunto di trasformare in digitali i cittadini e non solamente le imprese. Grazie. Buongiorno a tutti, bentrovati a questo appuntamento del Consumer Forum sul PNRR dalla parte dei consumatori. Abbiamo già sentito l'introduzione del Presidente Veroli e soprattutto la relazione del Professor Bassan, che hanno già messo sul tavolo alcuni importanti punti delle nostre riflessioni di questa mattina. Io volevo giusto aggiungere qualcosa. Si è parlato molto del fatto che il PNRR è una grandissima sfida, no? Si è fatto riferimento al piano Marshall del secondo dopoguerra, sicuramente qualcosa che non vivevamo da molto tempo, non so se fortunatamente, anche perché abbiamo avuto una lunga fase di pace. Però è una grande sfida. Io ricordavo in un incontro qualche giorno fa come l'Italia sia sempre stata alle prese con una carenza di risorse, no? Con dei vincoli di bilancio molto, molto stringenti. Adesso si trova improvvisamente ad avere delle risorse e sembra che sia un po' spiazzati, insomma, no? Manca un po' cioè la necessità di riempire questo piano di contenuti.
Questo appuntamento di questa mattina va sicuramente in questa direzione. È stato detto che le authority non sono state sentite dal governo nella fase di preparazione del PNRR, come d'altro canto non sono stati sentiti neanche nelle associazioni dei consumatori. Però va anche detto, come è stato ricordato, che l'Italia ha non una bellissima tradizione in tema di spesa di fondi comunitari. La nostra storia recente ci dice anche che i tavoli e gli incontri formali non sempre esauriscono gli obiettivi. Spesso è molto più importante la fase applicativa, la fase in cui le misure vengono realmente messe sul campo. Il PNR prevede una grande mole di investimenti e di interventi che dovranno essere necessariamente accompagnati e quindi, come già stato anticipato negli interventi che mi hanno preceduto, sarà molto importante la vigilanza, una vigilanza non soltanto preventiva sulle regole, ma anche ex post. E quindi in questo un ruolo di primo piano lo possono svolgere innanzitutto le autorità, ma in seconda battuta anche i cittadini consumatori. Oltre ai compiti di vigilanza e di accompagnamento degli investimenti, ognuna delle autorità, in base ai propri poteri, che appunto va anche questo verificato se siano sufficienti e proporzionati ai compiti, potrà svolgere un ruolo ancora più incisivo di riferimento. Io raramente parlo di alcuni. Nel PNRR sono previsti rilevanti investimenti che riguardano il potenziamento o adeguamento della dotazione infrastrutturale del paese, aspetto che sicuramente coinvolge l'autorità anticorruzione come quella per i trasporti. C'è l'ampio capitolo della transizione ecologica che non potrà che essere sotto la lente di ingrandimento dell'autorità per l'energia e le reti. C'è l'universo della digitalizzazione del paese con investimenti e interventi che impatteranno sul mondo delle comunicazioni e sul trattamento dei dati. Questi investimenti, con le novità e i cambiamenti che porteranno con sé, potrebbero richiamare in questi ambiti player anche di dimensione internazionale, lasciando così prospettare la possibile nascita di nuovi monopoli. Aspetto quest'ultimo sul quale dovrà necessariamente vigilare in maniera trasversale l'autorità garante per la concorrenza ed il mercato, ma anche tutti gli altri soggetti regolatori. Sono questi quindi gli ingredienti della nostra discussione di questa mattina. E quindi io, senza perdere altro tempo, passo la parola al primo dei nostri relatori, che è il presidente dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente, Stefano Besseghini. Prego. Buongiorno intanto, grazie per questa occasione di confronto. Vedo collegati molti amici, molte persone con cui si intrattengono frequentemente discussioni su argomenti molto rilevanti e devo dire che quanto è stato anticipato finora crea, come dire, una griglia ricca di carne perché di temi da sviluppare ce ne sono effettivamente diversi. Prendiamo un po' quello forse centrale nella nostra discussione di questa mattina, che è certamente il tema della execution del PNRR. Questo mi sembra che sia forse il focus principale e credo sia emersa abbastanza chiaramente la preoccupazione espressa sia da Veronica che da Bassan del fatto che come paese non abbiamo una tradizione particolarmente brillante in termini di execution, in particolare di execution su progetti comunitari. C'è un precedente molto noto e molto ben studiato, che è quello dei fondi strutturali variamente gestiti nel corso degli anni e molto spesso erogati in prossimità, diciamo così, delle scadenze, prima di vederli ritirati con interventi un po' frettolosi, solitamente anche abbastanza azzeccati, però magari non costruiti con la necessaria cura e attenzione, o perlomeno non gestiti in maniera ordinata in tutte le parti del paese. Quindi sicuramente questo è un tema a cui si deve porre in qualche maniera
una soluzione, se non un rimedio, ma certamente un tentativo di soluzione, perché è del tutto evidente che, lo diceva adesso De Lorefice, improvvisamente si è materializzata una quantità di risorse e sembra che non ci sia la capacità di riempirla di contenuti. E questa è proprio la caratteristica di quando gli eventi sono improvvisi. C'è un vecchio detto, no? Hai deciso in fretta, certo, perché ci ho pensato a lungo. Il problema è che se non c'è questa fase di riflessione precedente, la decisione rischia di essere non adeguata o frettolosa. Nel PNRR ci sono diverse iniziative, sono state variamente ricordate. Devo dire che una cosa che secondo me si fa un po' fatica a seguire è l'idea che siano così tra di loro segmentate. In realtà inevitabilmente, questo lo stiamo dicendo credo un po' in tutti i settori, una delle caratteristiche che accompagna molte dei cambiamenti degli investimenti nei vari settori è l'intersettorialità che diventa sempre più rilevante. L'autorità per l'energia, e che in questo momento copre anche, come ben sapete, il settore della regolazione del settore idrico e del settore dei rifiuti, è un tema che abbiamo cercato di mettere a fuoco e in luce nello strategico precedente. Adesso siamo in fase di discussione del piano strategico dei prossimi 3 anni, ed è un tema oggettivamente da tenere in considerazione, magari da non riuscire ad implementare con azioni così specifiche nei settori, perché poi ogni settore ha evidentemente le sue caratteristiche, ma tenerlo presente come una sorta di leitmotiv, di fil rouge che tenga assieme l'azione, gli interventi che si cercano di fare, è un elemento da non trascurare. Io lo vedo, tanto per portare un caso concreto, sempre nell'approccio all'innovazione, che è uno dei temi che evidentemente si cerca di sviluppare, e l'approccio, il tentativo, il richiamo a far sì che i settori esprimano almeno nei progetti di innovazione una visione intersettoriale, abbiamo visto che solitamente porta buoni risultati, o perlomeno le premesse sono positive, perché vi è una grande capacità di sfruttare alcune tecnologie intrinsecamente trasversali. Il digitale ovviamente è la prima, ma non è l'unica tecnologia che è in grado di attraversare i settori, e quindi favorire la tipologia di investimento. Allora, questo è un aspetto, secondo me, che anche nell'affrontare il tema del PNRR sarà bene tenere presente sullo sfondo. Naturalmente benissimo la identificazione di progetti verticali con una loro tempistica, con una loro scadenza e quant'altro, ma nella valutazione delle ricadute e degli impatti è bene avere, come dire, uno sguardo un po' strabico, perlomeno allargato, a quelle che sono le iniziative che stanno avvenendo nelle altre missioni, tanto per parlare con il linguaggio del PNRR, in maniera da capire quali occasioni si possono cogliere per avere un approccio sempre più integrato. Ci sono poi settori che in qualche maniera possono sicuramente beneficiare della competenza delle autorità. Io non mi lamento il giusto di non essere stato coinvolto nella fase, come autorità naturalmente, nella fase di definizione del PNRR sulla livelli di strategia e di decisione dei progetti, in cui è giusto che il Parlamento e il Governo esprimano le proprie prerogative di indirizzo e di valutazione strategica. Mi lamenterei se si perdesse l'occasione di non sfruttare quel patrimonio di conoscenze che dentro le autorità stanno in termini di relazione con gli operatori sulla incidenza dei progetti sul piano di sviluppo di medio e di lungo termine e sulla capacità di dare una tassonomia di priorità agli interventi infrastrutturali che sono possibili, perché questo è invece un patrimonio che nelle autorità c'è, perché la relazione, il colloquio con gli stakeholder industriali è evidentemente è un'interazione, un colloquio continuo,
perché la regolazione passa attraverso una conoscenza, una comprensione delle progettualità e delle visioni di medio e di lungo termine, e faccio degli esempi molto semplici e anche molto concreti. L'autorità guarda regolarmente ai piani di sviluppo decennali di Terna e di Snam, quindi ai piani di sviluppo della rete infrastrutturale del gas e dell'elettricità, ed esprime dei pareri. Sono dei pareri che non vengono costruiti, diciamo così, sul sentimento del momento, ma su dell'analisi costi-benefici, che hanno anche sviluppato una loro complessità e una loro evoluzione tecnologica. C'è una tecnologia pure in questo tipo di valutazioni e di approcci. Ad esempio, questa autorità ha chiesto e ha favorito l'integrazione degli scenari di sviluppo su cui i TSO costruiscono la loro valutazione dei piani di sviluppo pluriennali, che non è l'integrazione dei piani. Questa sarebbe una cosa a cui ci piacerebbe arrivare, in una visione di integrazione di piani energetici, ma è perlomeno l'inizio di una condivisione dello scenario su cui si costruisce l'evoluzione del piano strategico di sviluppo, che è evidentemente molto meno che nulla, perché tenete conto che grandissima parte delle policy che vengono elaborate a livello europeo e poi recepite a livello nazionale si appoggiano fortemente su scenari evolutivi dei settori tecnologici di riferimento, che sono in qualche maniera proposti dalla Commissione, condivisi dai paesi, e sono alla base dei vari obiettivi che poi più frequentemente riempiono la stampa. Sono naturalmente il back office di tipo tecnico su cui si appoggiano questo tipo di considerazioni. Ma un altro settore, il settore dell'idrico, è spesso pure una frequentazione, una consuetudine con la regolazione, perché i piani di sviluppo dei singoli operatori sono oggetto di confronto, di valutazione e di raccolta di un ricco panel di informazioni che serve anche per alimentare una delle caratteristiche della regolazione del settore idrico. La regolazione del settore idrico è una regolazione nativamente output based, cioè che guarda a quali sono i benefici che l'intervento regolatorio riesce a determinare in termini di miglioramento delle performance. Poi le performance vengono misurate con indicatori un po' secchi dal punto di vista, diciamo così, dell'appeal comunicativo, ma uno molto efficace è quello delle perdite. In relazione annuale quest'anno ho finalmente potuto dire che il nostro tradizionale indicatore di perdite, che viaggia regolarmente intorno al 43-43,5% di media nazionale, ha invertito il trend e si è portato a 41,6. Può sembrare piccola cosa in termini numerici, ma se tenete conto che una media nazionale in un paese lungo e molto complesso, che ha performance eccezionali in alcune aree del paese, performance terribili in certe altre, questo piccolo segnale di inversione è un monitoraggio di una regolazione che è intervenuta ormai da quasi 10 anni e che riesce ad incidere su un settore promuovendo degli obiettivi, che sono degli obiettivi di qualità tecnica naturalmente, ma saranno anche degli obiettivi di qualità commerciale. Faccio un esempio anche qui banale. Volevo chiedere su un altro tema che era stato sollevato poco fa dal professor Bassan, quello degli strumenti. Per esempio, lui ricordava, no, l'attuale congiuntura di forti rincari dei prezzi dell'energia. Sugli strumenti per calmierare i prezzi, lei nel PNRR vede qualche opportunità in questo senso? Nel PNRR ci sono gli strumenti tipicamente di medio-lungo periodo, quindi la parte di promozione delle rinnovabili, la crescita delle interconnessioni con le reti e lo sviluppo di un sistema che sia affidabile, resiliente, con una grande penetrazione a costo ottimale della generazione da rinnovabile, è evidentemente la risposta di strutturale di medio-lungo periodo che diamo a un controllo dei costi della transizione ecologica. C'è un po' questa battuta che gira che la transizione ecologica efficacemente non è che viene definita, non sarà un pranzo di gala, vero, forse vale la pena che sia una cena di cui vale la pena di pagare il conto. Questo è l'approccio, mi pare, un po' pragmatico che si può cercare di avere, e nel PNRR
ci sono pezzi di interventi che servono per questo. La regolazione in realtà è molto impegnata su queste attività per rendere a costo ottimale la penetrazione della nuova generazione di rinnovabili, ma in generale il cambio di assetto che stiamo conoscendo del sistema energetico. Poi c'è un problema contingente, cioè c'è un problema contingente di uno spike di prezzo assolutamente significativo. Ricordo che il gas quest'anno ha fatto soltanto nel 21 circa il 500% di aumento rispetto all'inizio dell'anno. E naturalmente sugli interventi a così breve impatto non c'è molto che si può fare dal punto di vista strutturale, cioè o lo si era fatto prima e allora ne avremmo tratto beneficio oggi, o altrimenti è importante come dire, prendere atto della, chiamiamo tra virgolette, lezione e attrezzarsi adeguatamente per il futuro, ma certi asset di copertura che in qualche maniera storicamente abbiamo lasciato andare, oppure interventi che hanno conosciuto una penetrazione più lenta di quella che avrebbe potuto essere, in questo momento possiamo solo rimpiangerli. Quello che possiamo fare è invece cercare di intervenire in maniera che quella che è una situazione, tutti dicono congiunturale, l'impressione è che congiunturale lo sia nella sua intensità attuale, ma il riposizionamento strutturale non sia necessariamente, forse ricorderete c'era un po' la retorica, saremo diversi dopo il Covid, ecco sicuramente i prezzi saranno diversi dopo il Covid, non saranno questi, ma certamente difficilmente torneranno a livelli così bassi come quelli che conoscevamo precedentemente. Segnalo che i forward ad oggi danno una media 22 intorno per il gas, intorno ai 40-45 euro megawattora, per poi riposizionarsi sui 30 euro nel 23. 30 euro megawattora era considerato un prezzo già alto qualche anno fa, e quindi questo è probabilmente lo scenario. La CO2 è cresciuta intorno ai 70 euro tonnellata, realisticamente riposizionerà un pochino, forse si ristabilizzerà su una media dei 60, ma difficilmente tornerà ai 5, agli 8 euro tonnellata. Ma guardate, questo non è un segnale negativo, abbiamo cercato per anni una CO2 che prezzasse una tariffa adeguata a dare un segnale di spostamento tecnologico al settore. Ricordo un paio d'anni fa dibattiti come questi avrebbero considerato che con una CO2 a 5 euro a tonnellata era impossibile immaginare una politica di transizione energetica che desse segnali economici agli operatori adeguati. Quindi è un mondo che sta sicuramente evolvendo, è un mondo rispetto a cui è bene non procrastinare le scelte, perché procrastinare scelte ci porta soltanto ad avere una situazione in cui i costi li paghiamo tutti, non scegliamo quale costo efficiente pagare, ma ci portiamo dietro i costi delle non scelte fatte, quindi sistemi che vanno tra di loro accumulandosi, e un sistema non governato difficilmente è un sistema più efficiente di un sistema governato. Detto questo, come sapete, ci sono degli interventi mirati per sterilizzare, per mitigare l'impatto di questa fase, che ha della sua eccezionalità, a cui evidentemente contribuisce anche l'uscita dal Covid e la ripartenza dell'economia in maniera così violenta, alcune inefficienze che si sono determinate sulle filiere di approvvigionamento. E allora lì gli interventi che sono stati attivati dal governo, in parte anche su nostra indicazione, relativi alla mitigazione, alla estensione del bonus energetico, al fatto di sterilizzare i costi degli oneri generali di sistema, sono interventi che aiutano. Non sono interventi strutturali, perché evidentemente gli oneri generali di sistema non sono una tassa impropria, come molto spesso sento raccontare, sono un onere che abbiamo deciso di caricarci scientemente per finanziare l'intervento sulla diffusione delle rinnovabili nella prima fase con poco mercato, quindi quello dal 2010 in avanti, ed è un onere che conosceremo ancora per i prossimi 7-8 anni. Ok, grazie al
Presidente Stefano Besseghini, adesso passiamo la parola invece al Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, al quale semplicemente ricordo un tema che avevamo già sollevato prima, cioè che c'è un'ampia fetta di risorse che sono destinate all'adeguamento della dotazione infrastrutturale del Paese e per cui sicuramente nel PNRR avranno un ruolo importante gli appalti, no? Prego. Grazie, grazie innanzitutto dell'invito, ringrazio il Presidente Veroli, il Professor Bassan e i colleghi che saluto con piacere per queste riflessioni e le riflessioni di questa mattina e per questa occasione. Gli appalti certamente sono un tema essenziale, basilare. Le risorse del PNRR passeranno e passano attraverso i contratti pubblici, sia per costruire le opere, sia per acquistare beni. Prima si ricordava l'ambito della salute, pensiamo ai vaccini, a tutti ai farmaci, a tutte le strutture sanitarie e per realizzare servizi. Quindi gran parte della spesa e degli investimenti del PNRR passano effettivamente attraverso i contratti pubblici. E i contratti pubblici sono proprio lo strumento per garantire che queste risorse arrivino ai cittadini, agli utenti. I contratti sono lo strumento perché i cittadini sono e devono essere i destinatari ultimi delle risorse del PNRR. E allora ai contratti bisogna prestare molta attenzione, proprio i consumatori e le associazioni degli utenti e dei consumatori devono guardare a questo e guardare, quindi partecipare affinché queste risorse vadano davvero agli investimenti produttivi e anche alle nuove generazioni, come si intitola il fondo Next Generation EU. I contratti sono strumenti di crescita, perché anche prima della pandemia, quindi anche prima che ci fosse questa iniezione di risorse tesa a farci uscire o tentare di farci uscire da questa situazione così difficile, venivano stimati dalla Commissione Europea nel 14% del PIL, quindi tutte le risorse prodotte dal Paese, pubblico e privato messo insieme, passa il 14% passa attraverso i contratti e hanno un valore di volano per lo sviluppo, perché ogni miliardo investito produce 3 miliardi di indotto, crea dai 12 ai 16 mila posti di lavoro. Ma naturalmente tutto questo si realizza se c'è qualità della spesa, se queste risorse vengono spese bene, quindi se i contratti pubblici vengono fatti bene. E i contratti hanno anche un'altra funzione, per questo si richiede la partecipazione dei cittadini, perché sono lo strumento attraverso il quale si realizzano le politiche pubbliche. Lo accennava prima anche il professor Bassan. I contratti sono davvero lo strumento, a seconda di come li si disegna, si possono ad esempio realizzare quelli che vengono chiamati contratti verdi, quindi portare il paese verso la transizione ecologica. Attraverso clausole sociali si possono favorire politiche verso i giovani, verso le donne, si possono indirizzare naturalmente le risorse premiando e facendo sì che anche il mercato delle imprese sia influenzato verso questi grandi obiettivi di investimento che vengono dall'Unione Europea e che vengono tradotti all'interno degli Stati membri come missioni generali. E naturalmente quello che occorre fare è comprare in qualità e qualità e non solo guardando al prezzo più basso. E questo è uno degli altri elementi a cui servono i contratti. I contratti sono strumenti di concorrenza, strumenti per garantire la concorrenza e l'apertura del mercato e garantire che tutte le imprese in modo paritario possano partecipare, purché rispettino quei requisiti e purché abbiano naturalmente rispettino ovviamente le regole generali della
che diciamo sia dal punto di vista del rispetto della concorrenza, sia rispetto delle regole specifiche che vengono poste dalle amministrazioni per tradurre concretamente quelle politiche pubbliche e quelle finalità di interesse pubblico. Per cui i contratti sono essenzialmente il mezzo attraverso il quale i cittadini possono e debbono trovare il modo di partecipare e di essere destinatari del PNRR. Cosa si deve fare? Sappiamo che il PNRR mette molto l'accento sulla velocità, è un elemento essenziale, è un qualcosa che noi abbiamo proposto delle disposizioni che portavano e devono portare verso una semplificazione di alcune procedure di assegnazione degli appalti, ma attenzione, bisogna fare in fretta, bisogna che impariamo a fare in fretta, ma soprattutto dobbiamo fare bene. Perché? Perché i cittadini e gli utenti possano effettivamente avvantaggiarsi, occorre che le risorse siano spese bene. Quindi non possiamo, ad esempio, perdere passaggi importanti, quali quelli della progettazione, che è essenziale per garantire che le opere, una volta costruite, magari in fretta, funzionino, per garantire che gli acquisti siano scelti e sia garantita anche la stessa partecipazione ampia di tutti gli operatori economici per concorrerlo, e mi fermo solo sulla progettazione, anche la progettazione, si è parlato molto di digitale, tra un poco ci tornerò, progettazione è essenziale che sia svolta anche qui con strumenti digitali, perché attraverso il digitale si riesce, c'è una tecnologia che in gergo si chiama BIM, che mette insieme un modello che mette insieme tutti gli elementi della progettazione. Progettare bene significa non perdere tempo durante la realizzazione delle opere, significa poter mettere a gara davvero e garantire la piena competitività, perché se i progetti sono diversi non si ha chiarezza sulle offerte che vengono presentate. E significa garantire, evitare non solo durante la realizzazione dell'opera che ci siano successive perdite di tempo, ma anche durante l'utilizzo dell'opera, che ad esempio la progettazione buona consente di capire quando intervenire per la manutenzione e quindi risparmiare, non solo evitare rischi quali quelli che abbiamo corso e patito, pensiamo al ponte di Genova in materia di manutenzione, ma è un problema molto più diffuso come sappiamo, ma anche quindi risparmio nella costruzione, risparmio nella realizzazione, risparmio nella gestione. Quindi Presidente, oltre all'aspetto della digitalizzazione e quindi il suo impatto poi sugli appalti, ci può dire anche qualcosa su un altro tema che era stato sollevato, ovvero la dicotomia fra regole emergenziali e regole strutturali nell'ambito del PNRR? Cioè, lei che cosa vede? Si seguirà una linea di una regolamentazione emergenziale sempre per rispettare i tempi, oppure invece ci sarà spazio anche per la regolamentazione, diciamo, convenzionale? Quello che noi abbiamo detto è bene alcune accettabili alcune regole emergenziali, ma attenzione a non stravolgere il codice. Il codice dei contratti pubblici è un codice che è un cantiere sempre aperto, perché si fanno continuamente interventi e purtroppo non sono state attuate le parti più significative, quelle della digitalizzazione e quella della qualificazione delle stazioni appaltanti, cioè far sì che i compratori siano qualificati. Nel bilanciamento fra cosa deve rimanere e cosa non deve rimanere, cosa è emergenza e cosa non è emergenza, purtroppo noi siamo in Italia molto capaci di produrre regole meno di portarle ad applicazione. Questo è un nostro difetto, e l'altro è quello di fare regole e poi esercitarci subito in tante deroghe. Questo crea incertezza per gli operatori, crea incertezza per i cittadini, non fa normalmente un buon servizio. Quello che deve rimanere fra le disposizioni che sono state realizzate e sulle quali noi abbiamo posto l'accento sono quelle che garantiscono la trasparenza anche per i cittadini e garantiscono la digitalizzazione. Digitalizzazione, mi soffermo sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici, prima veniva citata, è un elemento essenziale non solo per evitare che queste risorse finiscano in mani sbagliate, naturalmente io lo sto dando per sottinteso, occorre evitare la corruzione, le grandi risorse attirano
degli appetiti sbagliati, e questo mina, non solo aumenta le disuguaglianze, lo dicevate prima, perché naturalmente se ci sono meno cure, se si costruiscono meno ospedali, se si spendono male le risorse, qualcuno può risolvere andando in una clinica privata o curandosi in altro modo, altri più deboli sono quelli che pagano per primo, ma distrugge il merito stesso, perché qualcuno passa avanti senza averne diritto e crea disgregazione sociale. Per cui dobbiamo, attraverso la trasparenza naturalmente, evitare casi di corruzione, ma dobbiamo soprattutto garantire la partecipazione dei cittadini, di tutti i soggetti attraverso queste. Quindi la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che raccoglie tutti i contratti pubblici e che consente, stiamo costruendo, e questa è una grande infrastruttura del Paese, anzi è l'infrastruttura sulla quale si possono costruire tutte le altre infrastrutture che passano attraverso i contratti, l'obiettivo che stiamo realizzando è quello di, per ogni contratto, dalla progettazione alla realizzazione, fino all'esecuzione, fino alle fatture, rendere controllabile, rendere trasparenti tutte le gare e quindi garantire la controllabilità. Non dovrebbe invece rimanere una compressione della trasparenza che c'è stata, ad esempio, con gli affidamenti diretti e con l'eccesso di procedura negoziata. Vuol dire la stazione appaltante invita alcune imprese e competono solo loro. Questo crea non chiarezza e non trasparenza sulle gare, riduce la partecipazione alle gare, quindi riduce la concorrenza e quindi riduce la possibilità per le stazioni appaltanti di poter selezionare le imprese migliori. Questo è un male per la crescita delle imprese. L'obiettivo del PNRR è quello di far crescere la pubblica amministrazione e dobbiamo rafforzarla attraverso gli istituti, attraverso imparando e qualificando le stazioni appaltanti, ma anche far crescere il tessuto imprenditoriale. E per far crescerlo dobbiamo premiare le imprese migliori attraverso regole aperte, certe, di libera competizione per competere nell'utilizzo di queste risorse che, ripeto, i destinatari ultimi sono i cittadini, le risorse passano attraverso i contratti vengono realizzati dagli operatori economici e occorre premiare gli operatori economici più meritevoli. I contratti servono anche a questo, servono a garantire appunto questa trasparenza. Per cui chiudo dicendo che dobbiamo in questo i contratti sono davvero questo volano, dobbiamo qualificare le stazioni appaltanti, credo dobbiamo qualificare anche i cittadini e aiutare a far sì che i cittadini e i consumatori siano strumenti che vengono messi a disposizione. Noi abbiamo per esempio aperto sul nostro sito un cruscotto per controllare, per fare delle ricerche e verificare come si sta spendendo i soldi e i contratti pubblici. La banca dati che abbiamo messo insieme, lo dico anche e saluto così anche l'amico presidente Stanzione che viene dopo, ci sono pochi dati personali ma molti dati di relativi a persone giuridiche, quindi nel rispetto pieno della normativa sui dati personali viene messo a disposizione degli utenti e dei cittadini uno strumento per controllare e partecipare e verificare se il proprio comune spende meglio o peggio di un altro, uno strumento per offrire alle amministrazioni la possibilità di trovare le migliori pratiche. E tutto questo però dice che anche i cittadini, gli utenti, i consumatori devono usare gli strumenti che hanno a disposizione, ci sono strumenti di trasparenza e consentono quella partecipazione e consentono attraverso questa partecipazione di far sì che davvero, come deve essere, il PNRR e tutte le risorse siano alla fine destinate a loro e loro siano i protagonisti. Grazie molte. Grazie infinite. Presidente Busia, è stato evocato. Passiamo adesso quindi al Presidente dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Pasquale Stanzione, al quale semplicemente chiedo, si è parlato molto della digitalizzazione, questa grande corsa alla digitalizzazione del Paese, lui quale criticità vede sul tema del trattamento dei dati. Prego. Innanzitutto un cordiale saluto al presidente Veroli, al dottore Dell'Orefice e ai colleghi che mi ascoltano. Ora, il rapporto in esame, vorrei fare questa premessa, offre numerosi spunti, anzi esso sottende tra l'altro la consapevolezza della centralità dei dati nel processo riformatore
caratterizza l'attuale congiuntura. E allora il richiamo alla resilienza all'interno dell'acronimo PNRR è in questo senso molto più che uno slogan. Indica infatti la capacità dell'Europa prima e poi dei singoli stati di adattamento a congiunture diverse e avverse, come quelle emergenziali, senza rinnegare la propria identità, anzitutto assiologica, cioè la propria gerarchia di valori. E quanto del resto noi traiamo, vedete, dalla esperienza della pandemia, una lotta per l'affermazione del diritto nell'emergenza, soprattutto in un ordinamento come il nostro che, come sappiamo, non prevede stati di eccezione. Bene, questa consapevolezza è il presupposto ineludibile per riforme che non siano soltanto mera innovazione tecnica, ma che sanciscano invece un reale progresso in termini di libertà e di garanzie democratiche. Ecco dunque che il richiamo frequente nel PNRR all'innovazione, e rispondo alla domanda del dottor Dell'Orefice, alla digitalizzazione, alla crescita, non può essere, secondo me, disgiunto da una visione di lungo periodo, più complessiva, che coniughi sviluppo e diritti. In tale prospettiva, la protezione dei dati assume un ruolo centrale, quasi direi di baricentro, nel comporre queste istanze, tracciando la direzione con la quale imprimere al Paese una innovazione sostenibile anche in termini di diritti e di libertà. Ora, in questa prospettiva, l'attuale fase di riforma è un'occasione straordinaria per ripensare, anzitutto in un'ottica più complessiva, il processo di digitalizzazione quale presupposto di sviluppo e di innovazione. È stato già denunciato nelle precedenti relazioni. Questo presupposto è stato sinora caratterizzato dall'assenza di un piano organico, complessivo e lungimirante. È avvenuto, cioè, spesso in base a scelte estemporanee, avulse da una visione complessiva dell'informatizzazione quale presupposto di sviluppo del sistema paese. La frammentazione dei processi di innovazione nel settore pubblico ai vari livelli di governo ha così non soltanto replicato anche in questo ambito le diseguaglianze territoriali che caratterizzano l'amministrazione italiana, ma ha accentuato ulteriormente, progressivamente, la disomogeneità nel livello delle prestazioni erogate. E allora la disciplina di protezione dei dati ha svolto una rilevantissima funzione unificante e regolatrice, quale più avanzata fonte normativa di governance del digitale, ha promosso anche nel settore pubblico una maggiore consapevolezza degli oneri da assolvere per agire e non subire l'innovazione, rendendola cioè un fattore di competitività e non invece di ulteriore vulnerabilità, come invece rischia di essere se si estende a dismisura la superficie di attacco, per dir così, senza proteggerla adeguatamente. Io penso soltanto, vedete, all'obbligo di notifica dei data breach, che non soltanto consente la visibilità di un fenomeno altrimenti sommerso e spesso anzi volutamente celato, ma impone anche la successiva adozione di misure di contenimento e prevenzione, spesso determinanti nel correggere indirizzi gestionali sbagliati. Ora, da questo punto di vista, la riforma della disciplina di protezione dei dati in ambito pubblico, introdotta dal decreto legge 139, che è nell'ultima fase di conversione, deve essere applicata con grande attenzione, anzitutto dalle amministrazioni coinvolte. Giustamente il collega Bassan ha richiamato l'attenzione su questo profilo, perché la perdita di centralità della fonte normativa a favore di atti amministrativi generali e in senso lato della mera necessità istituzionale quale presupposto di liceità dei trattamenti rischia, se non compensata da grande scrupolo nell'applicazione, di rendere disomogenei gli standard di tutela e di frammentare ulteriormente il quadro delle garanzie.
E allora il garante sotto questo profilo non potrà che potenziare la propria azione di controllo e del resto anche consultiva, a fine di supportare le amministrazioni in questo delicato passaggio di tutelare i diritti dei cittadini e dunque dei consumatori, ogni qualvolta per dolo o per colpa siano violati. Ma molto dipenderà da come le amministrazioni e gli stessi responsabili della protezione dei dati interpreteranno i margini di discrezionalità loro rimessi, con senso di responsabilità e di attenzione per il valore dei diritti coinvolti. Perché non va dimenticato mai che dalla sinergia tra cyber security e protezione dei dati dipende molto della competitività del sistema paese e delle garanzie democratiche essenziali. E rilevanti criticità di oggi attengono peraltro alla complessità dell'architettura, vedete, dei flussi informativi caratterizzati da una pluralità soggettiva che rende sempre più articolata la filiera con la partecipazione a vario titolo di soggetti privati. È questo che preoccupa. I soggetti privati non sempre offrono adeguate garanzie di sicurezza e di resilienza informatica. Ecco, questa esternalizzazione anche soltanto parziale dei processi informativi è talmente pervasiva da aver coinvolto persino i settori più, tra virgolette, autarchici del settore pubblico, quali la pubblica sicurezza o la giustizia penale. E vedete, non penso tanto alla remotizzazione del processo su innumerevoli piattaforme spesso offshore, penso piuttosto all'affidamento di segmenti delicatissimi delle attività di indagine a società fornitrici di servizi di captazione informatica o comunque di manutenzione dei server, per esempio delle procure, che vengono dunque immesse in tal modo in un circuito, quello dell'attività inquirente, che dovrebbe invece restare il più possibile impermeabile. Sotto questo profilo, gli oneri imposti dalla disciplina di protezione dei dati favoriranno, verosimilmente, una progressiva e più profonda responsabilizzazione dei soggetti. Infatti, vedete, il tema del coinvolgimento dei privati nella filiera, che è sempre più complessa, dei trattamenti svolti in ambito pubblico, tocca poi un nervo scoperto rispetto alla questione della allocazione di dati assai rilevanti per qualità e quantità in sistema cloud, anch'essi riconducibili la maggior parte delle volte ad aziende, e questo è un grosso problema, situate al di fuori dei confini nazionali, talvolta anche continentali. E allora da questo punto di vista... Scusi un attimo. A questo punto volevo aggiungere una cosa, richiama un po' anche la riflessione fatta all'inizio dal professor Bassano, cioè dell'adeguatezza dei poteri, soprattutto sanzionatori delle authority, nel caso dell'authority da lei presieduta, lei che giudizio le dà? Sono proporzionati poi alle sfide che bisogna affrontare e ai soggetti in campo soprattutto? Potrebbero essere adeguate soprattutto se noi, come dire, avessimo una competenza che riesce a cogliere questi soggetti a riguardo, ma come lei sa, molto spesso il domicilio legale che incardina queste piattaforme al di fuori del territorio di competenza della nostra authority, ma anche delle altre, pone una serie di problemi che fanno, come dire, sfuggire alla competenza e quindi al potere sanzionatorio delle authority stesse. Quindi, ripeto, in linea teorica il sistema previsto sanzionatorio potrebbe anche essere soddisfacente. Vi è questo dato di fatto, ripeto, rappresentato dallo sfuggire, dalla fuga verso altri territori che non consente di inseguire
per dir così, tali piattaforme. E vedete, da questo punto di vista, il cloud nazionale, perciò è importante, è una sfida da cogliere fino in fondo per garantire reale sovranità tecnologica e non dipendenza su di un punto centrale, quale la gestione di asset informativi importanti. E allora io mi devo complimentare con il rapporto perché ben sottolinea i rischi cui altrimenti ci si espone anche rispetto alle pretese suscettibili di essere avanzate da stati esteri. Ma poi va garantita anche un'altra cosa, consentitemi, la sicurezza e la resilienza di alcuni snodi strategici per il patrimonio informativo pubblico, qual è la piattaforma nazionale dei dati. Una gestione attenta di tale patrimonio ne presuppone un'adeguata selezione in fase costitutiva, cioè non si può raccogliere, conservare e quindi proteggere tutto e allo stesso modo. Il capitale informativo delle pubbliche amministrazioni deve formarsi in base a criteri di selettività, di funzionalità istituzionale e di qualità per essere meglio protetto, ma anche per realizzare, come diceva Bobbio, il governo della cosa pubblica in pubblico, cui tende la trasparenza amministrativa nelle sue molteplici declinazioni. E allora necessario è non tanto e non soltanto una maggiore quantità di dati, ma dati migliori, esatti, pertinenti, aggiornati, come ben ci ricorda il rapporto, perché dati eterogenei per struttura e dimensione, soggetti a rapidi cambiamenti e quindi anche ad obsolescenza, con il rischio di disallineamento del patrimonio informativo tra un archivio e l'altro, sono infatti poco utili. Evidente dunque come tali carenze depotenzino l'efficacia dell'azione amministrativa. La soluzione dunque non è tanto nella estensione del patrimonio informativo, anche mediante interconnessione delle basi dei dati in sé, quanto nella selezione e uniformazione dei dati cui attingere perché siano effettivamente funzionali allo scopo. E allora la digitalizzazione dell'APA va sostenuta da una visione di lungo periodo che coniughi innovazione e garanzia all'interno di un progetto organico che unisca il paese anziché frammentarlo ulteriormente e metta davvero la tecnica al servizio dell'uomo e della democrazia. E allora da questo punto di vista un ruolo determinante va ascritto anche alla sostenibilità del governo degli algoritmi. Quanto più le scelte amministrative vengono affidate interamente oppure no alla decisione algoritmica, marginalizzando in misura più o meno importante il contributo umano, tanto più lo scrutinio amministrativo, giudiziale, ma io direi in ultima istanza democratico, deve spostarsi sulla struttura, sulla progettazione, sulla dinamica della potenza di calcolo. E qui è importante allora, è stato accennato, la trasparenza algoritmica, perché tale principio implica il divieto di assunzione di decisioni che abbiano effetti significativi sulla persona esclusivamente rimesse al cieco determinismo dell'algoritmo. In ogni caso l'interessato, cioè, deve poter conoscere la logica sottesa alla decisione algoritmica, comprendendo e quindi, se del caso, contestandone anche l'esito. La rilevanza di tale principio è determinante, fornendo al cittadino il presupposto essenziale soprattutto per l'esercizio del diritto di difesa, no? Contestando decisioni arbitrarie, illegittime o banalmente viziate dalla stupidità artificiale. Ma determinante mi pare, e avvio a concludere, anche il principio di non discriminazione algoritmica, che vieta il ricorso a strutture di calcolo fondate su bias, capaci di determinare appunto effetti discriminatori. Penso per tutti al caso Loomis. E proprio per questo è decisiva la scelta del legislatore italiano che, quando traspose la direttiva 680 sul trattamento dei dati in ambito di polizia e giustizia penale, ha introdotto una specifica fattispecie delittuosa per la profilazione discriminatoria. E allora
in questa complessiva, e concludo, azione di governance del processo di digitalizzazione, la disciplina di protezione dei dati può svolgere un ruolo importante al fine di garantire i presupposti di sicurezza dei flussi informativi necessari per impedire la permeabilità delle banche dati e i requisiti di esattezza dei dati trattati, indispensabili per evitare rappresentazioni non veritiere della posizione individuale del cittadino consumatore. Inscrivere nel processo riformatore adeguate garanzie per la privacy vuol dire infondere nei cittadini fiducia nell'operato delle pubbliche amministrazioni, ma a un tempo favorire una innovazione sicura e perciò competitiva, perché scevra da rischi, oltre che, ed è importante, non regressiva in termini di diritti e di libertà. E allora, chiudo, nella progettazione delle riforme e del loro concreto attuarsi sarà indispensabile il dialogo istituzionale e la consultazione del garante che, lungi dal rappresentare un ostacolo, ha dimostrato, lo ha ben sottolineato il professore Bassan, di essere il fattore determinante di ogni innovazione riuscita. E allora all'importante azione di riforma cui il governo è chiamato sin da ora, il garante fornirà, come è successo più volte, ma anche nell'ambito della revisione della disciplina del decreto legge 139, fornirà, dicevo, il proprio contributo costruttivo per essere assieme più efficaci, ma non meno attenti alle garanzie dei nostri diritti. Grazie per l'attenzione. Grazie infinite al Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione. E adesso il turno del Presidente dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, Nicola Zaccheo. Abbiamo, anche nel suo caso, abbiamo già anticipato che nel PNRR, oltre ovviamente agli investimenti sulle infrastrutture che ovviamente in molti casi impattano anche sul settore dei trasporti, sono previste anche ulteriori misure che riguardano il settore da lui osservato. Prego. Perfetto, grazie dottor Dell'Orefice. Innanzitutto mi consente di salutare tutti i partecipanti, ringrazio il presidente Veroli, il professor Bassan e il Consumers Forum per l'organizzazione di questo evento. Purtroppo stiamo ancora facendo i conti con questa maledetta pandemia che ha inevitabilmente indotto un cambiamento nei comportamenti e nella domanda di mobilità dei cittadini. Dobbiamo ripartire da misure che restituiscano fiducia verso il trasporto collettivo, quale forma di mobilità sicura, con misure di prevenzione e sicurezza sanitaria. Ma è anche il momento giusto per pensare a una nuova mobilità, sviluppando sempre concetti innovativi, multimodalità, integrazione, smart mobility e piattaforme di mobilità, tutto in un'ottica di sostenibilità ambientale ma anche sociale ed economica coerente con il Green Deal europeo. Questi concetti sono proprio il fulcro della missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicata alla mobilità, dal titolo appunto Infrastrutture di Trasporto per una Mobilità Sostenibile, che prevede finanziamenti consistenti da impegnare in progetti che consentiranno al nostro Paese di compiere un grande passo in avanti in un disegno più ampio di rilancio e di ammodernamento. Riguardo al ruolo che l'autorità può svolgere, per l'autorità che presiedo può svolgere per l'attuazione del PNRR, partirei proprio dal rapporto Consumerism 2021, nel quale, nella sezione dedicata all'autorità di regolazione dei trasporti, sono ben argomentati vari concetti cardine, alcuni dei quali da noi espressi in varie sedi ed illustrati anche durante l'esposizione della relazione annuale al Parlamento. In linea generale, ART rappresenta il naturale candidato, quale soggetto terzo ed indipendente, nella valutazione della rispondenza sulla base di criteri oggettivi e predeterminati a principi di equità e non discriminazione degli investimenti previsti,
nella vigilanza sull'impiego delle risorse nel settore dei trasporti, coerentemente con competenze a noi già attribuite ed esercitate in materia di valutazione dei piani economico-finanziari e di validazione degli investimenti. L'autorità potrà anche fornire un contributo nell'analisi della congruità degli investimenti previsti dalle linee guida predisposte dal governo, sia nella fase attuale di avvio e sia nei prossimi anni, durante l'effettiva realizzazione dei progetti e delle opere. È fondamentale che l'ARTE, ma anche le altre autorità di regolazione, mantengano la propria indipendenza e che possano beneficiare del consolidamento dei propri poteri di regolazione. L'abbiamo sottolineato già precedentemente, lo sottolineava anche il professor Bassan durante il suo intervento, così come è comunque previsto, tra l'altro, anche nella sezione del PNRR dedicata proprio al rafforzamento dei poteri di antitrust enforcement e dei poteri di regolazione settoriale. Nel rispetto del principio di equidistanza tra le parti, l'autorità di regolazione dei trasporti deve acquisire la comprensione più accurata possibile delle dinamiche dei mercati di propria competenza attraverso un'efficace raccolta dei dati per una regolazione sempre più data-driven, ma anche con il rafforzamento delle capacità di ascolto di tutti gli stakeholders. E nel fare questo, l'autorità deve mantenere la trasparenza e l'indipendenza quali principi guida della propria azione, consolidando il ruolo di garante per una mobilità efficiente a vantaggio di tutti gli operatori, nonché incrementando le attività di valutazione degli effetti della regolazione. Andando nel particolare, vorrei rapidamente illustrare alcuni esempi concreti di come ARTE può contribuire a buon esito del PNRR. Come viene evidenziato anche nel Consumerism 2021, i principali destinatari dei fondi sono i grandi gruppi industriali. Ciò è comprensibile in quanto si vuole, e cito testualmente, evitare una dispersione delle risorse e per creare un'eccellenza anche tecnologica in settori in cui oggi non ne abbiamo e sostenere quella già esistente. Molti dei destinatari dei fondi PNRR sono quindi settori ed imprese regolate. Alcune di queste operano in regime di monopolio naturale, il caso di per esempio RFI in quanto gestore della rete ferroviaria, mentre altre operano in mercati franchise o in regime di mercato, ma sono comunque soggette alla regolazione in materia di diritti dei passeggeri. Le competenze di cui l'autorità che presiedo già dispone e l'esercizio che ha fatto delle funzioni assegnate consente di intervenire su molte delle iniziative e dei progetti avviati dal PNRR, anche se in alcune situazioni non nel breve termine. Infatti, non in tutti i casi l'effetto sui cittadini, utenti sarà immediato, perché si dovrà, per esempio, attendere la realizzazione delle opere, ad esempio le linee ferroviarie di alta velocità, o la selezione dei progetti pilota per i mobility as a service nelle città metropolitane, o l'acquisizione di materiale rotabile, nuovi bus elettrici e treni a idrogeno, e anche la messa in servizio dei mezzi acquistati. Un tema strategico riguarda gli investimenti che servano effettivamente i territori e i cittadini. Nel PNRR sono previsti ingenti investimenti per potenziare le linee ferroviarie ad alta velocità con aumento di capacità o migliorare le prestazioni delle linee convenzionali tramite elettrificazione o mediante sistemi di gestione più efficaci. È fondamentale che tali investimenti tengano conto, oltre che dei possibili benefici commerciali, anche dei vantaggi sull'utenza e in generale degli impatti sulla domanda di traffico previsto, sia per le merci che per i passeggeri. Attraverso gli strumenti di cui noi già disponiamo, e in particolare attraverso la nostra attività consultiva nei confronti del gestore della rete, noi siamo impegnati a sollecitare un'attenta valutazione dei riflessi degli investimenti sui comportamenti reali dei passeggeri, in maniera tale che i fondi pubblici affluiscano a regioni ed aree potenzialmente più in grado di generare volumi adeguati di traffico, perché solo in questo modo viene assicurata una redditività e sostenibilità finanziaria del gestore dell'infrastruttura e si assicurano risorse commisurate anche alle esigenze di manutenzione nel tempo delle reti. La manutenzione è ovviamente un aspetto di grande rilevanza. A questo proposito, le regole di ARTE che garantiscono un accesso equo e non discriminatorio a tutte le imprese, sia nel mercato libero sia nel mercato soggetto a oneri di servizio pubblico, sono il primo tassello per garantire un servizio efficiente ai cittadini. Un altro esempio che vi propongo riguarda l'accessibilità e la multimodalità.
una volta costruite le linee ferroviarie, sarà poi necessario che il servizio che utilizza tali infrastrutture sia accessibile e di qualità corrispondente ai fabbisogni e alle richieste degli utenti. A questo riguardo assumono rilievo tutti gli atti già approvati dalle autorità che riguardano gli affidamenti e i contratti di servizio. Mi riferisco per esempio alle delibere che disciplinano le regole per gare effettivamente contendibili, disegnate in maniera tale da selezionare l'operatore più efficiente, oppure ad altre delibere che fissano le condizioni minime di qualità dei servizi ferroviari regionali soggetti a onere di servizio pubblico. Il concetto di qualità dei servizi assunto dall'autorità guarda al viaggio nella sua interezza, dal luogo di origine a quello di arrivo, coprendo dunque il cosiddetto ultimo miglio, con tutte le diverse modalità, incluse le nuove forme di mobilità come la sharing mobility. Non basta costruire nuove linee se non si adeguano anche i nodi di connessione, se non si creano adeguate infrastrutture interconnesse, sia fisicamente che digitalmente, con modalità di trasporto diverse, quindi penso alle autostazioni, alle stazioni ferroviarie di alta velocità, agli aeroporti, ai porti per traghetti e crociere. Nelle delibere ART ci sono già alcune previsioni per migliorare l'accessibilità fisica dei nodi, ma il tema è l'attenzione per orientare gli operatori, anche grazie ai nuovi investimenti previsti nel PNRR, verso soluzioni intermodali a maggiore vantaggio dei territori e dei cittadini. Un ultimo esempio riguarda il finanziamento dei mezzi di trasporto previsti dal PNRR. Occorre constatare che le risorse messe a disposizione non sono sufficienti a rinnovare tutto il vetusto parco mezzi italiano, specie nel settore dei bus e dei tram trasporto di superficie. Si rende pertanto necessario trovare delle soluzioni per attrarre risorse finanziarie, anche private, per il trasporto pubblico locale. Le regole ART sugli affidamenti, sui contratti di servizio vanno già in questa direzione, prevedendo anche criteri di incentivazione al miglioramento della qualità ed adeguatezza del servizio. Ci sono varie delibere che già prevedono per questi KPI. Infine, relativamente alla regolazione di nuovi sistemi di modalità multimodale che sono centrali in tutti i piani di sviluppo futuri, una modalità che sia anche integrata e sostenibile, ART ha da sempre insistito sulla necessità di integrare, sin dalla fase di pianificazione, le varie modalità di servizio di trasporto, da quelli di linea a quelli pubblici non di linea fino alla mobilità dolce. Come ho avuto anche modo di illustrare in Parlamento il mese scorso, noi pensiamo che il TPL, cioè il trasporto pubblico locale, costituisca uno straordinario terreno di sperimentazione di modelli di mobilità sostenibile e di integrazione multimodale. Questo tema è di primaria attenzione da parte del governo e all'interno del PNRR, il governo che ha posto appunto la sostenibilità di infrastrutture e servizi di mobilità al centro delle politiche di settore. I nuovi modelli di mobilità sono di nostro grande interesse e costituiscono infatti uno degli obiettivi strategici dell'attuale consiliatura. Lo spazio di intervento da parte di arte e della regolazione economica è cruciale in questa fase di sviluppo ancora sperimentale delle piattaforme integrate di servizi di mobilità, proprio al fine di rimuovere ostacoli al corretto funzionamento dei mercati, a tutela degli utenti e all'uso efficiente delle risorse pubbliche. Esiste infatti una pluralità di modelli di mobility as a service nei quali il coordinamento di diversi sistemi integrati costituisce la specificità di tali piattaforme, può essere svolto da un operatore privato o pubblico operante nel settore o del tutto estraneo. In alternativa sono possibili anche modelli dove il coordinatore del Mobility as a Service sia un'entità pubblica indipendente dagli operatori. Quindi l'integrazione dei vari servizi, quando avviene in modo dinamico attraverso le piattaforme digitali, non deve però generare discriminazione tra utenti, tra operatori e tra modi di trasporto, né condurre a chiusura del mercato. Quindi regole ex ante stabilite dall'autorità possono prevenire rischi di questo tipo. Quando il fornitore del Mobility as a Service è una piattaforma commerciale, i rischi principali riguardano profili di inclusione sociale ed equità dei pacchetti commerciali offerti ai clienti,
che possono escludere utenti non qualificati digitalmente, lo ricordava all'inizio il presidente Veroli, o in caso di prezzi troppo elevati o di soluzioni poco accessibili, precludere l'accesso a persone a basso Ecco, reddito, ad anziani. mi Prego. scusi, a questo proposito faccio la stessa domanda che ho formulato anche prima. I poteri diciamo, dell'autorità, a suo giudizio, sono efficaci, sono proporzionali anche all'ipotesi, per esempio, che lei accennava adesso, cioè di sbarco nel settore, per esempio, di piattaforme anche di grandi dimensioni che possono un po' anche cambiare proprio le carte in tavola all'interno di un mercato come quello dei trasporti? Sì, certo. Come dicevo prima, è essenziale che ci sia un rafforzamento dei poteri della nostra autorità e questo penso sia un'esigenza comune anche alle altre autorità di regolazione, soprattutto autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, appunto perché, come giustamente sottolineava, questi mercati sono in continua evoluzione, quindi c'è bisogno anche poi di risorse. Per poter investire in nuove attività di ricerca e di sviluppo anche all'interno di frame regolatori nuovi ed innovativi. Uno dei problemi che noi abbiamo in questo momento riguarda la nostra capacità di vigilare poi sugli stessi investimenti, sulle realizzazioni, perché purtroppo. E questo dipende da proprio da una non completa adeguatezza delle nostre risorse. Però, ripeto, noi stiamo lavorando anche per un rafforzamento dei nostri poteri. Nel prossimo disegno di legge della concorrenza già c'è un importante nostro potenziamento che riguarda la possibilità di istituire all'interno dell'autorità delle ADR, cioè dell'Alternative Dispute Resolution, per poter appunto noi accelerare i contenziosi, soprattutto i tempi dei contenziosi tra utenti, passeggeri e gestori poi delle stesse infrastrutture. È molto importante, come dicevo prima, rafforzare anche queste nostre capacità di vigilanza, perché ci può essere il rischio proprio quando, ritornando alle piattaforme digitali, nel caso in cui non ci sia un controllo da parte del soggetto pubblico, appunto si può prefigurare il rischio che le opzioni di viaggio più sostenibile, anche dal punto di vista sociale ed ambientale, possano essere sacrificate a vantaggio di altre modalità maggiormente remunerative poi per il fornitore. Infatti, tornando ai modelli di mobility as a service, invece, nel caso in cui un modello di questo tipo fosse gestito da un ente pubblico, il rischio di selettività e discriminazione, quindi a scapito di un uso efficiente delle risorse pubbliche, riguarda i servizi di mobilità privata, con il rischio di limitare servizi innovativi e servizi invece più orientati al cliente. Quindi, alla fine, qualunque sia il modello da adottare, è necessario che sia le condizioni di accesso agli operatori, quindi vale a dire commissioni applicate ai fornitori o altri requisiti tecnici, sia le cosiddette regole di dispacciamento, cioè la scelta delle diverse combinazioni di viaggio, rispondano a criteri di non discriminazione e neutralità, terzietà in condizioni di trasparenza. In altri termini, occorrono delle regole ex ante per definire obblighi e diritti in capo ai Mobility as a Service Coordinator e ai vettori che partecipano alle piattaforme. C'è bisogno di criteri equi e non discriminatori per fissare i prezzi, tariffe e commissioni, regole trasparenti per effettuare il ranking delle diverse tipologie e modalità di trasporto offerte nei pacchetti di viaggio. Questi criteri devono estendersi anche all'accesso dei dati, il cui scambio deve avvenire sulla base di reciprocità e per tutte le forme di mobilità integrata e nelle piattaforme andrebbero garantite anche uniformi condizioni di qualità del servizio e dei diritti minimi da rispettare. ART sta già lavorando a questa ormai non più frontiera di regolazione, definendo modelli che considerino le tante esigenze e sfaccettature del settore, garantendo al contempo servizi di qualità e sostenibilità ambientale. Da tutto ciò, e chiudo, l'esperienza dell'autorità evidenzia in modo inequivoco la necessità di accompagnare questa cresciuta consapevolezza della domanda di servizi integrati di trasporto e quindi di multimodalità, con integrazione però dei relativi strumenti di tutela dei diritti.
la tutela dei diritti degli utenti e dei passeggeri, che si estrinseca per l'autorità nell'esercizio di funzioni di regolazione ex ante e di sorveglianza ex post, è veramente il fulcro attorno al quale ruota l'interesse dell'autorità. Grazie. Grazie. Grazie a Nicola Zaccheo, Presidente dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. E veniamo adesso alla Commissaria dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Laura Aria, che credo voglia ricordare in questa transizione verso questa sfida della digitalizzazione sia importante conciliare le norme sulla concorrenza con quelle poi a tutela dei consumatori. È corretto? Sì, buongiorno a tutti. Intanto volevo portare i saluti del Presidente La Sorella e ringraziare il Presidente Veroli e l'Avvocato Bastan per aver organizzato questo convegno che vuole analizzare il PNRR ma dalla parte delle ricadute sui consumatori. Per quanto riguarda l'autorità che io rappresento, la missione più rilevante del PNRR che ci coinvolge sotto l'aspetto regolatorio è quella relativa alla digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, per il quale sono state stanziate complessivamente circa 40 miliardi di euro e per gli interventi su reti a banda ultralarga che ammontano a 6,71 miliardi di euro. Ora, questi obiettivi del PNRR coincidono, per una sorta di coincidenza temporale fortunata, con quelli del codice delle comunicazioni, del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche europeo, che è stato recepito proprio di recente. È stato lo schema di decreto legislativo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 novembre e adesso sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e così entrando in vigore nel nostro ordinamento. Ora, questo nuovo codice europeo assegna alle autorità nazionali di regolamentazione, tra cui in primis l'Agcom, il compito di promuovere gli investimenti infrastrutturali e facilitare in tal modo lo sviluppo di reti digitali ad altissima capacità. Quindi qui c'è una esatta coincidenza tra l'obiettivo del PNRR, l'obiettivo del codice delle comunicazioni elettroniche e l'obiettivo dell'agenda digitale europea, che sostanzialmente ha fissato nell'agenda 2030 un unico obiettivo molto semplice e per questo anche molto verificabile, cioè che entro il 2030 tutti i cittadini dell'Unione Europea devono avere una connessione ad almeno alle reti a banda larga ad almeno un gigahertz. Il codice delle comunicazioni elettroniche europeo sostanzialmente prevede due tipi di strumenti legislativi per arrivare a questo risultato. E in particolare c'è il modello del coinvestimento previsto dall'articolo 76, che consiste in una proposta di impegni al regolatore nazionale da parte dell'operatore con significativo potere di mercato in merito a un progetto di coinvestimento con altri operatori del mercato. Sostanzialmente tutti gli operatori si mettono insieme e coinvestono sotto l'egida dell'operatore ex incumbent per arrivare a delle reti comuni, quindi a non duplicare gli scavi, quindi con un obiettivo anche di efficientamento. Voi sapete che il nostro paese è distinto sotto l'aspetto dello sviluppo delle reti a banda larga in aree nere, grigie e bianche. Ecco, si tratta di trovare nel coinvestimento, sostanzialmente si va a trovare la giusta formula per cui ogni operatore si carica di un pezzettino di rischio e insieme si dispiegano queste reti. Il modello poi prevede che gli impegni in campo siano vincolanti dall'autorità dopo un termine di screening che coinvolge anche l'autorità garante per la concorrenza e il mercato per l'aspetto concorrenziale e la Commissione europea, che ha l'ultima parola in proposito. Dopodiché questi impegni diventano vincolanti e l'autorità vigila sulla loro attuazione. L'altro modello di riferimento del codice è il modello del wholesale only. Qui si tratta di costruire che è un modello di gestione, questa volta non in coinvestimento ma in esclusiva,
una gestione esclusiva di un'infrastruttura veloce che però sia soltanto, diciamo, no, non si rivolga agli utenti finali, ma dia connettività agli operatori sul mercato che poi la possono rivendere a livello retail. Questo è un modello dove ovviamente si separa totalmente l'aspetto dei servizi da quello delle reti e quindi in qualche modo l'assetto regolamentare risulta in re ipsa rispettato perché potendo comprare solo capacità a livello wholesale non sussisterebbero poi quelle problematiche regolatorie che oggi vedono insomma, l'autorità impegnata in analisi di mercato e diciamo, nell'individuare dei remedies per applicare l'accesso generalizzato. L'altra gamba del modello è lo sviluppo della tecnologia 5G. Anche qui siamo in un'ottica di neutralità tecnologica, quindi tutte le reti devono avere la stessa possibilità di sviluppo. Una delle reti è proprio la rete 5G che deve trovare un dispiegamento effettivo e lo deve fare nell'ambito di un'efficienza produttiva e di uno sviluppo di servizi innovativi per il cittadino, soprattutto la tecnologia 5G. Infatti è quella che sarà in grado di fornire servizi del tutto innovativi al cittadino e anche alle imprese stavolta. E questo diciamo che in questa maniera si vuole colmare questo digital dividend di primo livello che comporta che tutti i cittadini abbiano un adeguato accesso a internet a banda larga a prezzi accessibili. In tal senso il codice assegna anche alle autorità di regolazione in questo caso in compartecipazione col Ministero, il compito di rivedere il servizio universale. Il nostro concetto di servizio universale è ancora molto, come dire, su una connettività molto bassa, ma è chiaro che di fronte a questi obiettivi di sviluppo di reti ad altissima capacità e di sviluppo del 5G, il perimetro del servizio universale deve essere enormemente innalzato per consentire ai cittadini di cogliere in pieno tutte le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Ma diciamo che questo è solo un aspetto del mercato, solo un aspetto che riguarda i consumatori. L'altro aspetto molto Ecco, mi scusi, una cosa, volevo fare io una domanda. Credo che sul divario fra la regolazione, la regolamentazione e la realtà ci siano anche dei casi, diciamo, suggeriti in qualche modo dalla cronaca, come per esempio la recente vicenda che ha coinvolto DAZN, no? Si è creata una situazione un po' nuova. Infatti, volevo passavo appunto alla parte dei servizi offerti ai cittadini. Ora, DAZN, diciamo che per la prima volta in Italia, a seguito di una gara effettuata dalla Lega Calcio ai sensi della legge Melandri, il servizio diciamo, la visione del campionato di calcio di Serie A e di Serie B è stata affidata a un operatore che diffonde i propri contenuti in streaming e non più attraverso digitale terrestre e satellite come gli italiani erano abituati a fruire. E quindi questo poi come in qualche modo è stato un caso molto pratico di cosa comporta la digitalizzazione. Allora, quello che l'autorità ha avuto modo di investigare sin dall'inizio della vicenda, noi ci siamo subito occupati del caso DAZN anche prima dell'avvio del campionato di calcio, con due preoccupazioni: la tenuta della rete, perché essendo un servizio in streaming però in diretta, quindi presupponeva una visione in diretta da tutti gli abbonati alla rete, la prima preoccupazione è stata: ma questa rete riuscirà a tenere e a, diciamo, non avere picchi di traffico tale da levare anche gli altri servizi? E devo dire che sotto questo profilo la tenuta della rete, insomma, non si è rivelata un problema. Però invece quello diciamo, le criticità sono state sulla qualità del servizio offerto, perché un servizio, ripeto, un servizio in streaming in abbonamento che presupponeva una diretta da parte di tutti i fruitori del servizio ha dato criticità, ma sotto l'aspetto diciamo, delle CDM, dei nodi di traffico, ecco, dei picchi che si sono creati sui nodi della rete.
E quindi l'autorità in questo senso ha, diciamo, partendo dal generale potere che la legge 481 del 1995, che appunto è la legge da cui sono nate tutte le autorità di regolazione dei servizi pubblici essenziali, partendo da quel presupposto, l'autorità poi ha via via affinato la sua investigazione e la sua valutazione e ha rivolto un ordine ad Azzon ad assicurare non solo la tenuta della rete, che ripeto non era un problema, ma la qualità del servizio e anche tutti quegli aspetti consumeristici che riguardano gli indennizzi in casi di disservizi. L'operatore in realtà non aveva tanto pensato a questi aspetti quando, insomma, poi ha stipulato il contratto con la Lega Calcio, quindi l'autorità è intervenuta in via sussidiaria, ripeto, in base a questo generale quadro legislativo che ci dà il potere di fissare dei livelli di qualità dell'offerta e anche, diciamo, di attuare quelle misure consumeristiche che sono parte integrante del codice delle comunicazioni elettroniche, ma che fino adesso si erano rivolti soltanto ai servizi vocali tradizionali, alla telefonia fissa e mobile, al massimo agli abbonamenti via satellite ad accesso condizionato. Ecco, DAZN è stata la new entry, è stata inquadrata giuridicamente come un servizio SVOD, quindi Subscription Video on Demand, quindi un servizio audiovisivo licenziato da uno Stato membro che non era l'Italia, perché la licenza di DAZN è stata data in Germania, però pur tuttavia l'offerta era rivolta ai cittadini italiani ed era rivolta in base ad una legge pubblicistica, che è quella dell'assegnazione dei diritti calcistici, e quindi tutto questo ha comportato diciamo, questa decisione di dover fissare per questa realtà in streaming dei livelli di qualità che prima non c'erano. Adesso quindi noi il campionato è ancora lungo, noi speriamo che entro la fine del campionato sia risolto sia il problema degli indennizzi, perché anche lì vanno creati dei criteri in base ai quali gli indennizzi devono essere dati, e sia il problema della qualità e delle interruzioni che ancora un pochino affliggono i cittadini. D'altra parte, devo dire che un po' tutta la pandemia ha costituito, e in questo caso anche un'offerta calcistica in streaming, se la vediamo da un punto di vista ottimistico, insomma, hanno contribuito in qualche modo a dare un'accelerazione alla domanda dei cittadini di digitalizzazione. Io credo che in 2 anni di pandemia, con questa offerta, con questo consumo molto forte che c'è stato di servizi digitali, il paese in qualche modo abbia recuperato una familiarità con le tecnologie digitali che magari avrebbe in tempi normali avrebbe sviluppato in un arco di tempo molto più lungo. Però ha messo in luce anche le criticità e quindi la necessità di approntare soluzioni a favore degli utenti affinché diciamo, la digitalizzazione si traduca effettivamente in un aumento di benessere per i cittadini. Quindi i cittadini devono da un lato imparare a usare le tecnologie e il PNRR, oltre ad avere una missione specifica per il dispiegamento delle reti, ce l'ha anche per l'alfabetizzazione mediatica. E quindi ci sono tutta una serie di progetti come l'istituzione del servizio civile digitale, teso a reclutare esperienze per insegnare ai cittadini a usare le tecnologie, perché questo è quello che noi poi chiamiamo quel digital divide di secondo livello, che è estremamente importante superare. Quindi dare a disposizione le reti e l'accesso, ma dare a disposizione dei cittadini anche la familiarità all'uso delle nuove tecnologie. Nel codice delle comunicazioni elettroniche questi elementi ci sono e quindi consentiranno all'autorità di sviluppare in maniera molto armoniosa, diciamo, nell'arco di durata del PNRR, che è da qui al 2026, ma devo dire che ci sono anche altri strumenti, ad esempio la nuova direttiva sui servizi media audiovisivi, che pone a carico dei fornitori di contenuti, quindi i broadcaster, ma anche le piattaforme, un obbligo di sviluppare l'alfabetismo, di insegnare ai cittadini a usare le tecnologie. E
l'autorità dovrà monitorare tutte queste iniziative e quindi dovrà in qualche modo conciliare i due aspetti, che sono due lati entrambi molto importanti della medaglia. Da un lato avere le reti, dall'altro avere le competenze digitali per utilizzare questi nuovi servizi in maniera che insomma ci sia effettivamente un grandissimo sviluppo. E quindi diciamo, l'obiettivo qual è? Che da tutta questa, diciamo, innovazione poi i cittadini siano in grado di cogliere quei benefici socio-economici a livello individuale, mi riferisco a consumatori e imprese, ma anche a livello di territorio, quindi a livello locale e nazionale. Attraverso l'uso delle tecnologie sarà più facile, avremo una vita migliore. Ovviamente poi con tutta, insomma, i caveat dei rischi collaterali che l'uso delle tecnologie comporta, quindi dall'altro lato ci dovrà essere una sempre maggiore trasparenza delle offerte, sempre una maggiore, diciamo, conoscibilità e possibilità di orientarsi in questo agone competitivo che adesso è diventato così variegato, perché accanto alle telco abbiamo i broadcaster tradizionali che in realtà, insomma, da un punto di vista della sicurezza degli utenti non ci hanno mai dato grosse preoccupazioni, ma poi abbiamo anche le piattaforme, i servizi di video, le piattaforme di video sharing. Tutte queste cose i cittadini devono essere portati ad usarli con tranquillità e soprattutto con trasparenza. E devo dire che sotto questo profilo è interessante notare come anche nel settore audiovisivo, che oggi appunto si presenta così variegato rispetto al passato, sia entrato un aspetto consumeristico che prima non c'era, perché per esempio noi che siamo abituati a fare le controversie tra operatori e utenti nel settore delle telco, adesso dovremmo farlo anche nel settore dell'audiovisivo, perché proprio perché sono sorte tutte queste offerte in streaming, Netflix, Walt Disney, Amazon Prime, la stessa DAZN, che comportano che ci debba essere un'attenzione particolare verso i consumatori anche sotto l'aspetto del profilo del consumo dei contenuti e non solo dei servizi tradizionali. Grazie, grazie alla dottoressa Aria. E veniamo ora al direttore generale dell'autorità garante per la concorrenza e il mercato, Giovanni Calabrò. Abbiamo visto che ognuna delle autorità ha quasi degli ambiti di riferimento abbastanza delineati con precisione all'interno del PNRR. In qualche caso, insomma, ci sono anche più ambiti. Chi sicuramente è impegnato su tutti gli ambiti, direi, è proprio l'autorità per la concorrenza, anche perché ne abbiamo già parlato oggi a varie riprese. C'è la possibilità in più settori che si formino delle condizioni di monopolio, c'è sicuramente bisogno di una vigilanza anche di secondo livello, anche quasi l'autorità garante può svolgere una ulteriore vigilanza su settori già vigilati da un'altra autorità. È così? Chiuso il microfono. Mi sentite? Mi sentite adesso? Perfetto. Sì, è così. Ringrazio il moderatore per la domanda e ringrazio Consumer Forum, il suo presidente Sergio Veroli, per questa occasione di incontro ancora a distanza, sperando poi di tornare prima o poi alla consuetudine dell'incontro annuale che vedeva riunite le autorità. Talvolta era un'occasione anche in cui alcuni esponenti dell'autorità, non dico i presidenti, ma insomma alcuni dei funzionari che accompagnavano io ero tra loro, conoscevano nuovi colleghi. Perché partirei prima un istante e poi rispondo alla sua domanda, alla sua provocazione, da un dato. Questo studio che noi commentiamo con questo incontro annuale è uno studio un po' unico nel mondo delle università, perché uno studio incentrato ovviamente sul consumatore nasce da un'intuizione a Roma 3 della professoressa Liliana Rossi Carleo, poi sviluppato ovviamente con altri colleghi,
con la Maddalena Bitti, ma soprattutto poi sistematizzato ora da ultimo dal professor Bassan, che l'ha sempre seguito e adesso diciamo il dominus indiscusso della materia. E è un lavoro che viene fatto utilizzando, cioè avvalendosi la collaborazione di varie persone dell'università e delle autorità. Quindi non c'è solo questa occasione di incontro finale, no? Incontro che in altri anni lei un pochino involontariamente quasi mi voleva portare allo scontro. Lì c'era proprio lo scontro fisico, no? Che ricordiamo alcuni anni fa quando c'erano delle tensioni tra, non so, la Gioconda da una parte e la stessa Antitrust o altre successive con Arere, eccetera. Oggi tutto questo cambia, gli scenari mutano e noi ci troviamo in un contesto effettivamente nuovo, in cui di fronte a questo piano marcia, a questo piano diciamo di un rilievo straordinario, dobbiamo un attimino rivedere tutti quale ruolo, quale contributo può dare ogni singola autorità in un'ottica un po' di sistema paese, come è stato ricordato prima, perché è chiaro che se iniziamo con interventi a gamba tesa, poi c'è il rischio facile che si dica no, ma a questo punto togliamo tutti i controlli perché prevale l'esigenza di speditezza su qualunque altra necessità. E questo è stato ricordato molto bene all'inizio, quindi si tratta di capire che tipo di interventi sono ammissibili e proporzionati stante la circostanza che il piano è un piano eccezionale svolto a sviluppare ovviamente le infrastrutture e deve avere diciamo un suo riscontro, una sua implementazione con delle tempistiche e delle cadenze che ci vengono poi date dall'Unione Europea, dalla Commissione. Ora di per sé non abbiamo un tema indubbiamente PNRR consumatore, perché il consumatore, come è stato ricordato, è visto in modo indiretto, no? In un modo mediato. L'attenzione è, sì, c'è il consumatore in quanto cittadino amministrato, e mai come in questi giorni vediamo cosa questo può voler dire, utente di servizi sanitari, consumatore contribuente, queste figure ed altre, ma di per sé non abbiamo la classica diciamo figura di consumatore come la troviamo in altri ambiti, perché poi la Commissione Europea e quindi poi anche tutto ciò che adesso si ispira per come il piano nazionale PNRR un po' ha dettato le regole del gioco. Tutto ciò che riguarda il consumatore oggi è visto in modo sistematico in una serie di direttive già recepite e in una serie di direttive diciamo che sono in via di recepimento. Alcune sono state accennate, quindi vado molto velocemente, penso a due del 2019, due direttive del 2019, una sui contenuti digitali e un'altra diciamo sulla vendita di beni, entrambe ormai diciamo recepite, lo schema è ormai deliberato e che comunque cambiano poco dal punto di vista dei consumatori. Maggior rilievo ovviamente è quel pacchetto che è contenuto nella direttiva Omnibus, che è un pezzo di un deal for consumer, che in qualche modo vuole invece rafforzare i poteri dell'autorità antitrust in materia di tutela del consumatore. Ora su questo consentitemi una chiosa, perché ho visto in qualche precedente intervento su una domanda un po' scivolosa una risposta che tendeva a dire no, ma noi sulle piattaforme noi abbiamo competenza e quindi diciamo, non abbiamo il problema che possono avere altri regolatori che, essendo soggetti che sfuggono dalla loro giurisdizione, ovviamente non possono aprire una procedura istruttoria. Noi su questo, diciamo, come sapete, abbiamo fatto casi nei confronti di imprese aventi sede ovunque nel mondo. Da ultimo cito soltanto i casi cloud recentemente conclusi nei confronti di Google e Apple, ma potrei citare i casi WhatsApp, i casi Facebook. Quindi questa è una tematica che non riguarda l'autorità antitrust. Però la tutela del consumatore rimane il tema che è stato posto al Presidente Veroli, ma le sanzioni sono adeguate, sono sufficienti come deterrente? È chiaro che una sanzione di 5 milioni di euro come massimale edittale nei confronti di una multinazionale non so se è un vero deterrente. Certo c'è anche un aspetto reputazionale, l'abbiamo già detto altre volte, lo ripeto, e comunque c'è la circostanza che è 5 milioni di infrazione, quindi se le infrazioni sono più di una può aumentare. Nel giudizio for consumer e soprattutto nella direttiva omnibus questo tema viene affrontato in modo sistematico e si dice no, passiamo a sanzioni di altro livello di grandezza fino al 4% del fatturato dell'impresa. Poi vedremo ovviamente la modalità
di recepimento e l'applicazione che non dovrebbe essere limitata alle infrazioni transfrontaliere, ma alle infrazioni anche all'interno di un singolo Stato membro. Questo cambia completamente lo scenario, ma cambia lo scenario non solo dal punto di vista, diciamo, quel punto del possibile livello sanzionatorio, 4% il fatturato può arrivare a livelli ben più elevati di quelli attuali, insomma, quindi le sanzioni a 5 milioni possono elevarsi innumerevoli volte, però cambiano anche le regole un po' di svolgimento dei procedimenti e quindi chiaramente anche maggiore sarà l'attenzione da parte dell'autorità in tale ambito. Quindi c'è un po' un contrasto, se vogliamo. Il PNRR pone tanti temi sfidanti, soprattutto lato concorrenza. Questi hanno un impatto sicuramente sul consumatore, ma è un impatto che arriva dopo. Ecco, nella presentazione del rapporto è stato posto l'accento su quale ruolo, nella sua domanda, quale ruolo poter dare all'autorità antitrust al momento, appunto, non so, in cui si fanno le gare, al momento in cui si erogano le risorse, si stipulano questi contratti, eccetera. Qui i modelli sono i più vari. Io penso a qualche modello un po' datato, che però ancora ha trovato una qualche applicazione in qualche settore, penso alle TLC, non so, le gare Consip, in cui si prevedeva, no, un varo preventivo dei bandi da parte dell'autorità antitrust. Elementi pro, elementi contro. Tra gli elementi contro, la circostanza non banale che, come sapete, nella giurisprudenza degli ultimi 10 anni dell'autorità, nella casistica, noi abbiamo vari provvedimenti in cui l'autorità è intervenuta per poi cartelli proprio a seguito, diciamo, di accordi in occasione di gare Consip. Quindi questo difficile rapporto, no, tra individuare un modello ideale per lotti che faciliti la partecipazione del maggior numero di concorrenti possibile e poi magari la verifica che quello stesso modello studiato con l'abilità consumata degli imprenditori, dei loro consulenti legali e non solo, può portare ad alcune applicazioni distorsive fino proprio, diciamo, a determinare un intervento dell'autorità in fase ovviamente di controllo come intesa di la concorrenza e poi successivamente confermato, non sempre in questo caso devo dire, dal giudice amministrativo, quindi con valutazioni ancora diverse da parte del giudice amministrativo, in altri casi poi sono valutazioni sul versante penale ancora diverse. Quindi una grande attenzione a quale modello si presceglie, anche perché il rischio è quello di andare verso appesantimenti, quindi ora lungi da me dire che non ci devono essere controlli, i controlli ci devono essere, si tratta di vedere in che modo, da parte di chi. Non so se basta diciamo attenersi al modello previsto dall'ANAC o si può far meglio, non entro nel merito, però anche perché oggi mi occupo di consumatori, quindi consentitemi ovviamente di usare il cappello del funzionario che sta a consumatore, anche se una ventina d'anni sono stato a concorrenza prima della migrazione o immigrazione a consumatore. Però ecco, chiaramente c'è questa difficoltà. Ecco, il contratto è molto importante il contratto pubblico, la formazione, però chiaramente anche a monte è molto importante capire che tipo di meccanismo di gara stiamo prescegliendo e se per ragioni di speditezza poi andiamo sempre, diciamo, su meccanismi di affidamenti, direi, insomma, meccanismi, insomma, che poco hanno a che vedere col meccanismo di gara ottimale cui noi pensiamo, è chiaro che gli effetti sul mercato ci possono essere. Rimane poi un tema che è quello del rapporto tra nuove regole in via di definizione lato consumeristico, appunto fatto un esempio, diciamo, New Deal for Consumer, soprattutto, diciamo, la direttiva Omnibus, e poi anche quello che ci è stato riferito da ultimo dal commissario della GCOM, la dottoressa Ria, sul tema delle nuove regole nel settore delle comunicazioni, col nuovo codice delle comunicazioni elettroniche. Ecco, io qui chiaramente non vado su questo tema perché c'è il professor Bassan, quindi io proprio mi fermo sulla soglia perché non voglio alzargli la palla, perché lui potrebbe scrivere un nuovo libro e non vorrei mai che qualcuno pensasse che io gli ho dato l'idea di scrivere un nuovo libro dopo quelli che già ammirabilmente scritte materia. Però qui è chiaro che si ricomincia da zero, quindi PNRR è quello di cui ci occupiamo oggi. Non ci occupiamo ovviamente del rapporto tra
codice del consumo e normative settoriali, perché ce ne siamo occupati in tanti altri rapporti. Pensavamo fino a ieri, no, grazie anche a una recente illuminata, consentitemi, diciamo, almeno in brackets, tra virgolette, giurisprudenza fin troppo illuminata, diciamo, del giudice amministrativo italiano che recepisce anche gli orientamenti della Corte di Giustizia in sede giudiziale, tutto questo può essere vanificato o comunque messo in discussione di fronte ovviamente a nuove norme di derivazione comunitaria che possano un po' riaprire i possibili scenari. Sì, no, non lo so, non devo essere certo io a dirlo né a porre il tema, lo lasciamo alla dottrina e temo anche alla possibile applicazione in sede contenzioso, ove mai ci fosse il rischio di sovrapposizione tra iniziative delle autorità. Questo mi porta all'ultima battuta. Io ho notato in questi ultimi anni, forse anche causa la pandemia, che per fortuna l'azione delle autorità, se c'è stata, consentitemi questo inciso, e ritengo che nel caso dell'autorità antitrust ci sia stata anche durante la pandemia, penso agli interventi a tutti noti nei confronti di alcune piattaforme per prezzi anomali, perché c'erano comunque, oppure nel settore del turismo, nel settore del trasporto aereo, della vendita di integratori, di farmaci che non potevano essere venduti online, potrei fare tantissimi esempi. Però quello che ho notato è che in generale il rapporto tra degli interventi tra l'autorità antitrust e le autorità di regolazione settoriale ha dato luogo a meno conflitti positivi rispetto ad altre epoche. E non solo, perché nel frattempo c'è stato un chiarimento ovviamente da parte del giudice amministrativo e da parte della Corte di Giustizia. Credo che questo sia dovuto anche un po' a un quiet life, cioè al senso di vedere le cose cercando di evitare inutili sovrapposizioni. Questo è molto positivo. Il tema delle piattaforme cambia completamente tutto, non solo a regole date, dove, ripeto, gli interventi per ora principali, per quanto a mia conoscenza, sono stati quelli dell'autorità antitrust italiana, anche in Europa, anche unica in Europa in molti casi, della tutela del consumatore, diciamo in quest'ultimo caso. Con la nuova regolazione che è stata menzionata all'inizio, Digital Service Act e Digital Market Act, una volta a regime, quindi a fine 2022, se la profezia del professor Bassan avrà luogo, non facciamo nessuna previsione per la legge sulla concorrenza, di cui non sto parlando, come avrete apprezzato, e perché non sono in grado ovviamente di fare previsioni tempistiche né nulla riguardo, però è chiaro che con le nuove regole, i nuovi regolamenti, qualcosa cambierà, non solo per il riscontro da parte dell'autorità nazionale incaricata di vigilare, eccetera, ma perché potrebbero essere messi in discussione proprio un po' i riparti di competenze. E io temo che nell'idea almeno della Commissione ci possa essere l'idea di un ruolo, non dico unico, ma insomma preponderante della Commissione in materia, diciamo, di applicazione normativa antitrust. Penso non oltre, perché non ha poteri di enforcement in materia, diciamo, di tutela del consumatore, che potrebbero portare a criticità in questo rapporto sempre delicato che c'è tra le verifiche ex ante, no, del potere di mercato, il potere di piattaforma nel caso specifico, e quello che poi può essere un intervento, diciamo, da parte delle autorità nazionali di tutela della concorrenza o del consumatore. È un tema questo che credo sarà esaminato in altra sede, avremo un po' di tempo per vedere come va l'effettiva discussione a livello comunitario, ma è un tema, no, che non ci deve lasciare impreparati. Nelle more, noi a regole date siamo intervenuti applicando, ove vi fossero a nostro avviso i presupposti, le sanzioni pecuniarie amministrative a livello più elevato possibile. Siamo arrivati appunto a 5 milioni di euro per infrazione, quindi con totali che vanno intorno ai 10 milioni di euro nei confronti di alcune delle principali piattaforme che operano anche sul mercato italiano, non essendo a noi applicabile appunto il limite del fatto della sede dell'impresa come limite, diciamo, alla competenza giurisdizione dell'autorità. Io direi che mi fermerei qui, perché essendo l'ultimo e dopo di me devono parlare gli esponenti, credo, del mondo dei consumatori e delle imprese, non vorrei abusare del vostro tempo. Va benissimo, grazie.
direttore generale dell'autorità garante per la concorrenza e il mercato Giovanni Calabrò, e infatti veniamo quindi alla, sono stati tanto evocati, sono tra l'altro gli organizzatori, il Consumers Forum è partecipato da 14 associazioni di consumatori, una di queste è Confconsumatori, abbiamo qui oggi con noi Mara Cola. Consumatori sono stati ascoltati nella fase preparatoria del PNRR, ma loro in qualche modo si sono portati avanti su quelle che sono le linee del piano di ripresa e di resilienza, ad esempio con la carta del consumo circolare. Ce ne può parlare? Eccoci, a posto. Sì, ci siamo messi avanti, come dice giustamente lei, perché abbiamo voluto indicare gli obiettivi, i valori e anche esprimere le nostre idee in materia di transizione ecologica. Abbiamo cominciato a lavorare più di un anno fa insieme con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e grazie al supporto anche che ci ha dato ENI. Abbiamo creato questa carta del consumo che non è un decalogo a futura memoria, ma come dicevo prima contiene impegni, proposte operative proprio per informare i cittadini, sia consumatori che utenti, ma anche i cittadini, sull'importanza di giocare un ruolo attivo in questo momento particolare e per rendersi più consapevoli e responsabili delle loro attività di consumo. Quello che vorremmo noi, la ripartenza che vorremmo noi cittadini è che ci sia la cooperazione fra tutti i soggetti interessati, anche le autorità, quindi le istituzioni pubbliche, gli attori economici, i cittadini e le organizzazioni civili. Questo strumento, questa carta è diventata un invito espresso a tutti gli attori del sistema per aderire alla carta e agli obiettivi della carta e rendendo così possibile trasformare le nostre idee, le nostre proposte, le nostre richieste in attività concrete e anche in progetti finalizzati e compiuti. Molto in sintesi vi dico per che cosa ci vogliamo battere. Per prima di tutto perché possiamo avere informazioni chiare, comprensibili a tutti, accurate e rilevanti, non immaginifiche o altro. Poi perché vogliamo standardizzate le metodologie che vengono adottate per il calcolo delle performance ambientali e anche vogliamo la costruzione di una struttura comune per la definizione dei benchmark che sono consultabili pubblicamente. E da ultimo, in estrema sintesi, perché vogliamo la digitalizzazione, che è una grandissima opportunità evidentemente, sia uno strumento per includere, per facilitare la connessione, la relazione delle persone con altre persone e con altri soggetti pubblici e privati. In questa sintesi che ho fatto sono contenute molte delle osservazioni, della critica costruttiva, no? E delle segnalazioni che hanno dato i docenti che hanno, ringrazio il professor Bassan che è qui presente, che hanno realizzato questa utilissima ricerca che ci è stata consegnata. Ma tutto questo che abbiamo detto non è, come evidente, relativo solo all'ambito dell'economia circolare, è relativo, queste richieste sono
utilizzabili, queste proposte sono utili anche per affrontare temi che il PNRR ci mette a disposizione, che avremmo voluto, proposte che avremmo voluto portare anche al governo e al Parlamento nel momento in cui si costruiva questo programma di attività, ma non ci è stata data la possibilità e quindi stiamo lavorando, abbiamo lavorato e continueremo a lavorare volendo dimostrare una volontà, una propositività e volendo ricordare anche a tutti il ruolo che hanno i cittadini. C'è stato il professore, non ricordo di quale autorità in questo momento, che ha detto che il consumatore, il cittadino è il protagonista. Sì, ma il cittadino non lo sa di essere protagonista. Oggi come oggi stiamo impegnandoci molto noi associazioni, ma non c'è la stessa capacità, volontà, non so come dire, di investire sull'informazione dei consumatori, perché se si investisse noi saremmo in grado di dare una mano a chi deve regolare, a chi deve controllare, a chi deve sanzionare, perché sapremmo anche distinguere. Per questo ho parlato di informazioni chiare, comprensibili a tutti, ma per ciascun tema, per ciascuna problema che dobbiamo risolvere soggetto alla nostra scelta, bisogna avere prima la coscienza, l'informazione, la consapevolezza del ruolo che si ha. Venendo ad alcune critiche, io le chiamo critiche, che ho trovato, ma critiche molto utili, molto costruttive, che ho visto nella ricerca, critiche perché non esistono no, le proposte che o le richieste che vengono fatte, vanno costruite. E in 3 anni, che per me, data la mole di questo lavoro, è come se si dicesse 3 giorni, no? O 3 mesi, in 3 anni bisognerebbe fare con un'altra ottica, parlo dei cittadini, ma anche di tante istituzioni pubbliche, dovremmo essere già formati e vedere le cose con occhi diversi. Quindi dobbiamo correre tutti ed essere coscienti e consapevoli di avere tutti quanti una grande responsabilità. Responsabilità che va condivisa, che va riconosciuta e che va condivisa fra tutti gli attori. Vi dicevo prima, istituzioni pubbliche, cittadini, chiunque di noi svolga un ruolo nel mercato o nella società civile. Ma quello che mi preoccupa molto è che non essendoci al centro dell'azione il cittadino e il consumatore o l'utente, si depriva, non si facilita, non si arriva a chiedergli di essere anche lui cittadino che sceglie, che distingue, che butta anche fuori mercato certe cose, il volano anche lui di una ripresa che deve avere anche un valore sociale e culturale, oltre che economico. Questa è la necessità che mi sembra non si veda abbastanza, non vedano abbastanza le istituzioni pubbliche. Ed è su questo che vorrei sottolineare proprio l'esigenza di portare, no, questa richiesta nel momento in cui si mettono in essere e si attuano i programmi, le attività che sono state incluse nel c'è anche questa, che non è presente, no? Quella che cerco di rappresentarvi e che non è presente nel piano nazionale di resilienza e ripresa. Vorrei aggiungere a domande da farmi prima di oltre l'informazione, no? Lei ha fatto un esplicito riferimento, cioè la necessità di una maggiore
informazione su come viene messo a terra, diciamo, le misure del PNRR, ma l'abbiamo detto lungamente anche all'inizio, no? Si è parlato tanto di cifre, sembra soltanto un'analisi di bilancio, insomma, poi ci sono dei contenuti dei quali parlare, mi sembra che anche lei l'abbia sottolineato. Ma oltre questo, per, diciamo, rafforzare il consumatore, ovviamente una richiesta esplicita come quella che stava facendo poco fa, vede qualche altro strumento che si può azionare per rafforzare questo ruolo del consumatore all'interno del PNRR? Ma innanzitutto il coinvolgimento dei cittadini. Il coinvolgimento, quando si creano, si costruiscono le infrastrutture, bisogna che venga comunicato e detto e reso partecipe anche il cittadino utilizzatore finale, che è l'end user di qualunque cosa, no? Quindi bisogna che sia informato e che possa esporre ragioni, richieste, quello che può riguardarlo. Per esempio, ho letto con molta attenzione la parte di ricerca che riguarda diciamo il tema finanziario, bancario, assicurativo, che è un tema che ha fatto soffrire molta gente da noi, non solo da noi, non solo in Italia, per ignoranza, no? Per non conoscenza, perché ci si affida. Ma non è un caso che poi le cose che sono accadute accadano perché siamo fra i meno informati, le ricerche ce lo dicono, in materia di educazione finanziaria, per esempio, no? Quindi io penso che quello che è urgente e che va implementato, anche qui ci vuole un enforcement importante, quindi una messa a disposizione anche di risorse, è quello di creare le occasioni, le condizioni per illustrare al consumatore tra i prodotti e i servizi che sceglie quello che è più confacente alla sua necessità, al suo bisogno reale, alla sua prospettiva di vita. Basta pensare alle assicurazioni sanitarie, per esempio, no? Noi facciamo già tanto, ma addirittura arriviamo noi come associazione consumatori a sottoscrivere dei controlli con chi di solito è una controparte, come l'intermediario, no? L'agente assicurativo. Creiamo dei protocolli dove ci diamo dei punti fermi, dove diciamo: a voi interesserà il cliente, a noi interessa il consumatore informato. Quindi, con le nostre sole forze, cerchiamo di metterci in una condizione di maggiore informazione, di creare una fiducia se la consulenza, la professionalità dell'intermediario risponde alle regole del protocollo. Facciamo tutto quello che è possibile fare, ma non possiamo essere lasciati da soli. Ci vogliono appunto un investimento in informazione e in cultura. Adesso la chiamo cultura tra virgolette, no? Ma per sapere come esercitare meglio la sua cittadinanza. A ogni cittadino, tanto nella scuola, a partire dalla scuola, per poi passare alle associazioni del terzo settore, agli anziani, alle persone che noi riusciamo a trovare nella società civile in cui viviamo. Noi siamo un termometro per il benessere o il malessere, no? delle persone su tanti aspetti, su tanti ambiti. Ecco, siamo in grado di fare molto. Se noi venissimo utilizzati e riconosciuti per il ruolo che abbiamo, credo che andrebbe meglio anche, diciamo, il funzionamento complessivo della nostra società sul mercato e sul sociale.
Non so se sono stata chiara, ma avrei milioni di cose, guardi, da aggiungere, esempi da fare. Mi rendo conto che non è prestissimo, quindi ho rispetto di tutti e concludo qui. Grazie, a me mi è sembrato molto chiaro. Veniamo quindi un po' alle conclusioni. A Sergio Veroli, presidente del Consumers Forum, mi sembra che gli argomenti, se l'obiettivo era quello di dare contenuti al PNRR, mi sembra che ne abbiamo dati abbastanza, insomma, si è parlato molto in profondità sia su singoli ambiti del piano, sia sul ruolo delle autorità, il ruolo che le autorità possono svolgere. Abbiamo parlato dei poteri delle autorità, se sono o meno adeguati, abbiamo parlato di come a cascata, come le autorità possono forse svolgere questo ruolo di collettore, no? Di punto di snodo fra il decisore politico e l'universo dei consumatori. Noi ne abbiamo parlato, speriamo che qualcuno ci abbia ascoltato. Che dici, Sergio? Allora, intanto volevo aggiungere, prima di ringraziare tutti, volevo aggiungere una riflessione proprio sulle associazioni dei consumatori. Naturalmente condivido quello che diceva Mara. Volevo però sottolineare che già oggi, e non solo da oggi, ma nel corso degli ultimi anni, le associazioni che conoscono di tutte le cose che non vanno attraverso i loro sportelli, la presenza di volontari, di avvocati, eccetera, già oggi fanno delle denunce alle autorità, soprattutto all'antitrust che si occupa in particolare dei consumatori, ma anche all'Agico, ma anche alla privacy, eccetera, partecipano in un modo attivo, in un modo importante, a far uscire fuori le cose che non vanno e i responsabili delle cose che non vanno. Anche l'ultima sanzione dell'antitrust è venuta da una denuncia di un'associazione di consumatori. Cioè già svolgono un ruolo importante, questo ruolo andrebbe potenziato. Faccio un esempio per concludere. C'è la legge sulla class action che è ferma dal 2019, va bene, non va avanti. E quello che manca è proprio il decreto che legittimerebbe le associazioni dei consumatori già riconosciute al CNCU a intervenire, a far iniziare l'azione di class action. Quindi è evidente che c'è già un'azione importante delle associazioni che però non viene rivalutata, viene un po' trascurata, va bene, non solo attraverso il fatto di non essere stati chiamati, ma anche con atti giuridici che dovrebbero essere portati avanti e che non sono portati avanti. Concludo dicendo due parole solo, che a me sembra che tutte le autorità, in un modo molto molto interessante, a partire dai presidenti, a Giovanni Calabro, abbiano individuato proprio un ruolo per il cittadino come destinatario finale di tutte le azioni, di tutti gli interventi che verranno fatti, e alcuni hanno anche individuato, mi ha colpito quella del professor Busia, un ruolo anche di monitoraggio. Non sapevo che esistesse una sorta di cruscotto, lui l'ha chiamato nella sua authority, per far sì che i cittadini partecipino. Per cui questo mi sembra di grande rilievo. A questo punto ci sono due condizioni perché il cittadino possa partecipare. Uno, che la connessione digitale diventi un diritto universale, va bene, un diritto universale per tutti, sia dal punto di vista tecnico, tecnologico, che dal punto di vista dei costi, dell'hardware, del software, eccetera. E l'altro è quello che veniva anche sottolineato adesso, della formazione dei cittadini, non solo alla tecnicalità del digitale, ma anche alla cultura del digitale, con tutta la possibilità di strumentazione, di strumentalizzazione dei dati, eccetera, eccetera. Quindi ci vuole un'opera di endorsement dei cittadini da questo punto di vista, affinché possano essere in grado di svolgere un ruolo di monitoraggio, un ruolo che aiuterebbe la democrazia e il funzionamento delle istituzioni e delle imprese. Ho trovato di grande interesse tutti gli interventi hanno risposto alle domande importanti che nella importante relazione ricerca che ha coordinato Fabio Bassan sono state fatte. Una ricerca che, come altre volte, si è sforzata di guardare avanti, anche di anticipare i temi e di andare a cogliere delle zone d'ombra, delle zone grigie dove il pubblico e il privato ancora non si fanno delle domande. Per questo avremo anche altre occasioni di poter condividere, di ragionare su queste cose. Già
annuncio che sui temi che ci hanno fatto soffrire, come diceva Maracolla, del settore finanziario, ricordiamoci lo scandalo delle banche venete, delle quattro banche dell'Italia centrale, dei diamanti, cose su cui hanno visto le associazioni dei consumatori attivissime a difendere i cittadini, eccetera, su tutto il discorso finanziario faremo una iniziativa, ma anche su quello della salute per capire come ha funzionato in questo momento tragico, drammatico di pandemia il sistema e su come ha risposto a livello territoriale ai vari bisogni delle persone. Per cui grazie a tutti di noi, grazie a Giorgio Dell'Orefice che ha coordinato in un modo eccellente la tavola rotonda e gli interventi e arrivederci a presto. Grazie. Grazie.